Buonasera e bentrovati dal club di Lunedì Granata, un lunedì difficile come gli ultimi che abbiamo vissuto in casa Acese all'indomani del 3-1, altra sconfitta per Savonarola e compagni in quella di Sant'Agata. Notizia di oggi è la rescissione con il tecnico Pagana, la società è già al lavoro alla ricerca del nuovo allenatore. Parleremo di questo, ma parleremo più in generale anche del momento dell'ambiente Granata, con la spaccatura tra la tifoseria organizzata e la società che continua, e poi una lunga lettera aperta di Gianluca Cannavò, vicepresidente dell'associazione Noi Siamo Acireale. Questo e tanto altro, prima però lo spot e poi la sigla. Questo programma è offerto da Sicilgrassi, vivi sostenibile. Edil Tomarchio, via Aldo Moro, circonvallazione Aci Sant'Antonio. Ristorante I Cavaddari, ad Acireale nella piazzetta Bella Vista a Santa Caterina. Pennisi Auto, via Paolo Vasta 225 Acireale. Bar Kennedy, in via Kennedy 39 Acireale. Ulisse, via Lazzaretto, svincolo autostradale Acireale. Super conveniente. Frivolezze, via Paolo Vasta 102 Acireale. Dolce e Freddo Re, ad Acireale in via Giovanni Verga 53. Bruno Service Clima, via Alessandro Manzoni 1618 Acireale. Orazio Cordai Fritte Food, viale Libertà 1315 Acireale. Buonasera di nuovo, bentrovati dal club di Lunedì Granata. 1 marzo, un altro lunedì amaro, come già detto, per i colori Granata all'indomani del KO, il settimo in stagione per l'Acireale contro il Sant'Agata 3-1, un KO che ha avuto anche degli strascichi, perché oggi, proprio stamattina, durante l'ora di pranzo, l'Acireale Calcio, di comune accordo con il tecnico Peppe Pagana, ha deciso di separarsi dall'allenatore di Troina. La società, come ricorderete, aveva respinto pochi giorni fa, esattamente lunedì scorso, le dimissioni del tecnico arrivate dopo la sconfitta di Rende, poi in settimana la vittoria dei Granata contro il Troina, con Pagana perché però non sedeva in panchina. Ieri altro KO per l'Acireale, e dunque si separano le strade di Pagana e dell'Acireale. La società adesso è al lavoro, proprio in queste ore, alla ricerca del nuovo allenatore. Ancora ad oggi non trapela alcun nome. Chissà che già domani, quando è previsto l'allenamento dei Granata allo stadio Aci e Galatea, non sapremo il nome del nuovo condottiero, che poi farà il suo esordio in panchina domenica nel derby contro la CR Messina. Presento subito gli ospiti in studio, partendo dalla mia sinistra con il collega Chris Grasso. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera anche e ben trovato a Daniele Trovato, che ieri era in quel di Sant'Agata. Buonasera e grazie per la possibilità di trascorrere questa bella serata insieme alla famiglia di Lunedì Granata. Grazie a te e grazie anche a Raffaele Musumeci per essere presente insieme a noi. Buonasera Raffaele. Buonasera, grazie a tutti, ben ritrovati. Un saluto anche a Pierangela, alla quale chiedo di ricordare i modi per i nostri telespettatori per mettersi in contatto con noi. Buonasera Mario, buonasera a tutti gli amici di Lunedì Granata. 349-850-8509 è il numero per scriverci su WhatsApp, oppure commentate la diretta. E allora, dicevamo, la notizia del giorno sono le dimissioni, stavolta accettate, una sorta di rescissione consensuale, quella tra l'Acireale Calcio e Peppe Pagana. Prima però di approfondire e di partire da questo argomento, partiamo dagli highlights di ieri. Sant'Agata Acireale 3-1 per i messinesi.
Scene già viste, la Cireale che esce a testa bassa, gli avversari che festeggiano al triplice fischio finale. Chi si era illuso che la vittoria col Troina sarebbe potuta essere la tanto attesa svolta nel troppo altalenante torneo Granata, ancora una volta è rimasto deluso. A Sant'Agata arriva l'ennesima sconfitta in trasferta, pesante questa volta, umiliante e ancor più inspiegabile perché questa volta il tecnico Granata, Pagana di ritorno sulla sua panchina, conferma praticamente in blocco modulo e assetto con cui aveva ribaltato il Football Club Messina e travolto il Troina. Sant'Agata dice una volta per tutte che il problema della Cireale lontano da casa non è tecnico ma mentale e che a chi guida oggi la squadra mancano probabilmente gli strumenti per affrontarlo dal punto di vista psicologico. Insomma, più che un tecnico, alla Cireale oggi come oggi servirebbe uno strizzacervelli. L'avvio è di quelli che lasciano perplessi perché il Sant'Agata a fare la Cireale, ad aggredire a tutto campo l'11 Granata e ad andare per primo al tiro con Favo, già l'incerta respinta di Ruggero è indice della giornata no del ragazzino, che infatti pochi minuti dopo esce in maniera sconsiderata sulla testa di Cicirello, a sua volta però dimenticato dal diretto marcatore, 1-0 e siamo alle solite. La musica però stavolta sembra diversa, perché la Cireale reagisce, prima sfiora il gol con Rizzo su punizione, palla alta, poi lo trova con Pozzebon, al suo primo gol in Granata, rapace a deviare alle spalle del portiere di casa un bel taglio dentro di Buffa. È il momento migliore per la Cireale che cerca il raddoppio con Cozza su punizione centrale. Sull'altro fronte però fa male il Sant'Agata, Caruso dalla distanza sorprende Ruggero che anche stavolta non sembra però essere sul pezzo. Nella ripresa ci si aspetta la reazione Granata, ma prima ancora che la Cireale possa imbastirne una, arriva il 3-1 del Sant'Agata. Quello di Fragapane sembra più un tuffo che un fallo di Silvestri, ma per l'arbitro è rigore e Cicirello ancora lui spiazza Ruggero e fa 3-1. A differenza di Vallo della Lucania, unica altra situazione in cui l'11 Granata si era trovato sotto di due gol, questa volta manca la reazione. La squadra si sgonfia col passare del tempo, gli unici a non arrendersi mai sono Buffa e Savanarola, ma le loro conclusioni di testa una e di piede l'altra finiscono lontane dalla porta. Così dopo i tentativi disperati di De Felice e Iania arriva il fischio finale che sancisce la sconfitta numero 7 della Cireale in trasferta e probabilmente la definitiva uscita della squadra granata dalla lotta per il primo posto, anche se con il derby con la CR Messina che incombe, una partita da recuperare, le possibilità di rimettersi in gioco ci sarebbero ancora. Però nel gruppo delle prime, le squadre, a differenza della Cireale, hanno cambiato passo. La CR Messina, per esempio, consolida il primo posto strapazzando il 3-0 il Rotonda e più che dei cugini del Football Club Messina, che perdono un colpo strappando solo il 2-2 in casa del Troina, devono guardarsi da una lanciatissima al Gelbison, una sola sconfitta nelle ultime 13 partite, che insegue a meno 4 e con una gara da recuperare potrebbe quindi arrampicarsi a meno 1. Anche ieri campani vittoriosi in trasferta dove hanno raccolto più punti di tutti. I 3 punti questa volta arrivano a Rende, laddove la Cireale aveva perso 7 giorni addietro. Oltre a Granata rallenta anche il Licata, castigato in casa dal Biancavilla, che torna a vincere dopo 2 sconfitte di fila. Dopo 2 sconfitte di fila torna a vincere anche il San Luca, che fa suo per 1-0 il derby col Roccella e si riavvicina al gruppo delle prime, con 3 partite da recuperare potrebbe addirittura puntare il secondo posto. Frena ancora invece il Santa Maria Cilento, stoppato in casa sull'1-1 dal Castrovillari e raggiunto dal Dattilo, che travolge 3-1 il Paternò. In coda infine pari senza reti tra Marina di Ragusa e Cittanovese. Comincia ad allungarsi la classifica alla terza giornata di ritorno. Dicevamo Cireale, ecco qui di nuovo i risultati di ieri, giornata numero 20 in campionato, nel girone I. Dicevamo, la notizia di oggi è la rescissione con Pagana, tra l'altro nel comunicato si parla non ci sono più le condizioni tali da poter continuare ad operare insieme, quindi in realtà non è un vero e proprio esonero, ma ufficialmente, ma ufficiosamente lo è. Si interrompe dunque l'avventura di Pagana sulla panchina della Cireale, 10 vittorie, 2 pareggi e ben 7 sconfitte, arrivate tutte lontano dallo stadio Aci e Galatea, una media punti da 1,68 punti a partita. Chris, parto subito da te, Pagana paga colpe sue ma anche colpe non sue, leggevo oggi tanti commenti anche sui social che puntavano proprio su questo aspetto e poi, come succede in questi casi nel calcio, a pagare è l'allenatore, è così? Pagana è il responsabile tecnico di questa squadra,
e quindi il responsabile tecnico in una crisi tecnica come quella attuale, con 7 sconfitte per una squadra che era stata costruita, detta dalla società, non lo dico certamente io, per cercare di vincere il campionato, sono un macigno, un peso notevole. Tra l'altro sì, in alcune sconfitte ci ha messo anche del suo, che l'abbiamo già detto anche, per esempio quella, sì, quella di Rende, ad esempio. Ci sono state ci sono delle responsabilità, non sono tutte colpa di Pagana, è anche colpa di una società che mi sembra un attimino in difficoltà. Ecco, non voglio usare termini, poi si offendono, per carità, perché sono un po' permalosi, quindi se uno dice qualcosa in più poi si offendono, però è la realtà. Ad esempio, se posso rubare un secondo, poi passo la linea agli, sì, ospiti, io tornerei anche indietro nel tempo all'intervista di quello che possiamo chiamare uno dei proprietari, lo sponsor, non so, di Ali. Ali, sì. Intervistato dall'amico Andrea Cataldo, che ha fatto, sì, sulla Sicilia, un bel colpo, sì, giornalistico. Sono il primo ad intervistare il massimo sponsor della Cidale. Però tu, quel titolo, la Cidale non può essere rappresentata solo da quei 35, però non va bene, perché anche quei 35 sono la Cidale. Tu non puoi dire rappresento gli altri e non i 35, devi rappresentare quelli e pure i 35. Se non te la senti di rappresentare tutti, e allora vai a fare altro. Cioè, anche quello mi fa capire che c'è qualcosa. Abbiamo sempre parlato della comunicazione, della gestione, poi nella gestione tecnica, è tutto che sta andando un po' male. Non, sì, è solamente Pagana paga perché è il responsabile tecnico. Certo. Daniele, al di là degli errori, presente, tecnici che chiaramente il mister Pagana ha commesso, come tutti poi in queste situazioni sbagliano, non ha saputo forse gestire a livello mentale alcuni momenti del campionato, non dico all'interno delle partite, ma alcuni momenti del campionato, perché questa squadra, lo dicono i numeri, ha due volti, uno in casa, le ha vinte tutte tranne un pari, fuori casa le ha quasi perse tutte. Questa squadra, caro Mario, prima di poi dirti una cosa, perché vedendo quelle immagini ancora non ho, come dire, smaltito la rabbia, no? Sia mia e sia di quelli che erano lì con me, no? Sì. Antonio, Marco, Maurizio, Dario, perché vedi, vedere la partita, quella di ieri, no? Come ogni avvenimento di presenza, è tutta un'altra cosa. È tutta, no? Un'altra cosa, certo. Hai un'adrenalina, non so se sono d'accordo anche gli amici che sono qui insieme a me, diversa, no? Sì. Perché lì in televisione, magari comodamente stai seduto, specie in Serie D, c'è la telecamera che ti inquadra determinate riprese, quindi nel però campo. Non riesci a cogliere determinati particolari, se determinati lì dettagli, e senti tante cose, vedi varie situazioni, allora ti rendi conto, no, che qualcosa non sta andando, esatto, e quindi poi specie ieri ti arrabbi ancora di più, perché ecco, dice, sì, può esserci anche un aspetto mentale, no? Sì, perché abbiamo visto, come ha bene detto Chris, questa squadra ha una fisionomia diversa, in casa riesce a vincere le partite e gioca, no? Con una certa determinazione, con una certa grinta, con una certa aggressività, sa gestire poi il risultato, rischia poco. Fuori casa perché c'è questo cambiamento, no? Questo rendimento poi altalenante. Poi pareggi, non ne dobbiamo parlare. Cioè o vince da tempo, sì, che non vince, oppure la solo partita, due pareggi fin qui in stagione in 19 giornate. Ora, uno fuori bene, casa, uno dentro bravi, casa. Ora, come ha ben detto, e faccio i complimenti perché sempre sono dei bei servizi, dove focalizza bene Raffaele quello che è accaduto la domenica o il mercoledì, a secondo. È chiaro che oltre alla crisi dei risultati, parliamo di ieri, certo, i risultati importanti, c'è una crisi di identità. Sì. Cioè questa squadra si smarrisce. Si smarrisce. Ieri si è svuotata mentalmente. Non è casuale. È sembrata, non è casuale. È sembrata quasi rassegnata. Perché è una crisi a 360 cioè, gradi. Sì. Non è solo della squadra o dell'allenatore. Sì, ma dico. La crisi è a 360 gradi. Dico, sì. E chi lo nasconde? Mente a se stesso. Mente sapendo di mentire. Questo no, perché noi abbiamo detto sempre, no, che la trasparenza, la lealtà, l'onestà fa bene a tutti. Mai, sì, dire, no, cose magari, non è il caso, e mi auguro, nel diciamo quello che stiamo attraversando oggi. Però vedi i giocatori, anche te, che hanno perso anche l'entusiasmo. Quindi ti arrabbia ancora di più, perché non c'è. Giocatori che venivano, tra l'altro, da una vittoria, sì, tre giorni, sì, prima. Poi parliamo di ieri, e come abbiamo visto anche la scorsa volta, la formazione non l'ha cambiata, magari, no? Che si dice ha cambiato il modo, ha portato quella, tranne proprio ieri, perché Cannino era squalificato, sì, esatto, e ha giocato De Pace. Per ma il la resto squadra era quella. Stesso 11, sì.
Perché fuori non riesci a comandare il gioco, non riesci a, a, sì, hai il possesso di palla, ma è improduttivo, in effetti. Quello che è assurdo, non ci riesci. Mi aggancio a quello che dicevi, è che la stessa squadra è la stessa squadra, ripeto, fatto salvo il cambiamento, diceva Daniele Cannino De Pace, è la stessa squadra che ha ribaltato la CRV, l'FC Messina, questa squadra che ha asfaltato il Torino. Perché fuori casa? Io mi sono, ho provato a dare una risposta nel servizio. Secondo me, come dicevo, il problema non è, non è tanto o solo tecnico. Sì, Pagano ha sbagliato qualche partita, ma aver sbagliato qualche partita non giustifica le 7 sconfitte fuori casa. C'è un problema. 5 consecutive, no, scusa, 4 5. Consecutive. 4 consecutive. Fuori casa, 4 consecutive. Sarebbero, allora, 6 sì, nelle ultime, vabbè, nell'ordine del calendario numeri, sarebbero 5, ma in mezzo c'è quella con sì, quello, sono 6 sconfitte nelle ultime 7 trasferte. Sì, esatto, comunque di calendario sarebbero 5 sconfitte, ma in realtà tra Paternò e Dattilo c'è stata in mezzo la vittoria in trasferta a Castrovillare, sì, sono perché hanno un recupero. Sono 4 consecutive. Quindi questa squadra ha questo problema e evidentemente fuori casa ha paura ormai. E io, secondo me, la partita della svolta fuori casa, ci sono state due partite della svolta in trasferta, quella con la Gelbison, che ha un pochino svolta in negativo. Svolta in negativo, ma soprattutto quella con San Luca, perché Messina e Gelbison, numeri alla mano, ci possono anche stare, perché alla fine sono squadre di testa, scontri diretti che non si dovrebbero perdere, ma ci sta che le, ci può anche stare che le perdi. Paternò e Dattilo sono state due partite veramente segnate da delle situazioni improponibili. Ma la vera partita della svolta in negativo, secondo me, è stata San Luca, perché lì la squadra ha giocato a calcio e ha perso. Ha creato. E ha perso comunque. Quindi quando sono andati a rende con la paura ormai di perdere, sì, e hanno perso. Sì. E ieri a Sant'Agata hanno giocato con la stessa paura di perdere. Questa squadra ormai va fuori casa con la paura di perdere. Perché io, che sono sempre tendenzialmente uno contrario agli esoneri, in generale, non tanto per il discorso di Pagano, però in questo caso, secondo me, come lo fu qualche anno fa l'esonero di Breve dopo le 5 sconfitte consecutive, ci sono delle situazioni in cui l'allenatore va cambiato, non tanto per le colpe dell'allenatore, ma perché la situazione lo richiede. Qui, per esempio, sicuramente la crisi, come diceva bene Daniele, non è tecnica, perché la squadra è la stessa che ha giocato mercoledì col Torino, quindi non è cambiato né l'allenatore, perché diciamoci la verità, anche se non era in panchina era Pagano l'allenatore mercoledì, né la squadra, né la struttura della squadra. Che cosa è cambiato? È cambiato che non ti puoi portare lo stadio a Galatea a Sant'Agata. Esatto, però ecco, in questo caso quello che mi fa riflettere però è che la squadra, i giocatori, nelle parole degli stessi giocatori, nelle parole del leader, del capitano Savonarola, si è sempre detta con il mister Pagano. Mario, le parole sono parole. Allora, innanzitutto, come doveva vincere la squadra sta partita? Analizziamo l'ultima settimana. Allora, si perde e rende. Lunedì contestazione della tifoseria che chiede l'esonero di Pagano. Lunedì sera Fasone conferma Pagano. Martedì i tifosi vengono convocati, perché questa è l'ultima versione che nessuno ha smentito. Ieri almeno i tifosi sono stati convocati. Ieri almeno, scusa parentesi, nella cronaca del quotidiano Sicilia di oggi, il giornalista locale di Sant'Agata Militello ha scritto, perché forse gli aveva detto la società o qualcuno, magari si è preso un turno di riposo d'accordo con la società. Poi dopodiché, quindi ce ne siamo usciti, insomma, no? Dice guarda, sei riposato, forse sei stressato, insomma, secondo l'ultima versione non smentita, vengono convocati e si parla di queste cose. Sì. Pagano viene messo in discussione, si gioca mercoledì, non va in panchina Pagano perché non si sa, non si sa. La società fa il comunicato che si vuole disimpegnare. In teoria sarebbe anche l'ultimo comunicato ufficiale Società. L'ultimo è l'esonero di Pagano. Prima dell'esonero a livello societario. Si vuole disimpegnare, allora vi disimpegnate, non si sa, vediamo, ne parliamo, adesso ne parliamo in questi giorni, non si sa più nulla. Intervista di Alì. Pagano va in bandiera o non va in bandiera? Non si sa, lo sappiamo all'ultimo minuto. All'ultimo minuto Pagano va in bandiera, ma come doveva andare questa partita? Io guarda Chris, sono d'accordo fino a un certo punto, perché la stessa condizione mentale c'era anche col Troina, però la partita l'hai vinta. Lì c'è stata la reazione. Ma perché non la ci doveva essere allora, Agata? Allora non ha invece il problema è che questa squadra non ha bisogno di un cambio di tecnico, ha bisogno di uno psicologo, nel senso che ha bisogno di un allenatore che prima di riprendere la parte tecnica, perché ripeto, riprende, non è la parte tecnica, mentale. Deve riprendere quella mentale. Per questo va esonerato Pagano, perché Pagano in questa situazione manca di questo, probabilmente non riesce a riprendere la squadra dal punto di vista. È il momento, è quello giusto. Perché come dicevo nel servizio, hai ancora paradossalmente la possibilità di entrare in corsa, però se non capiamo chi comanda davvero. Sì. Chi la prende questa decisione? Chi viene qua e conferma Pagano?
quando prima aveva detto che era esonerato? Però o questa squadra, chi fa queste scelte? Scusa, Chris, ora, questa, a questo punto, questa squadra perché allora riesce a mantenere, diciamolo così, la pressione, quella personalità in casa, mentre quando, ripeto, va in trasferta, allora c'è un ulteriore blocco mentale. Perché siamo in una situazione di non serenità, e la serenità chi la dà in una famiglia? No? Sì, i genitori. E chiaramente. Qui la società riesce a dare oggi serenità? Non parlo. Beh, certo. Io non faccio, parlo. Io faccio contento aspetta, ora Chris, perché dico che alla Cireale servirebbe un allenatore come Conte, che è riuscito, che è riuscito a far marciare l'Inter a ritmi da scudetto, nonostante la situazione societaria dell'Inter non sia esattamente brillante. Quindi serve un allenatore che riesca a isolare la squadra da tutto il contesto e farla concentrare su se stessa. Io non parlo di sicurezza economica. Sì. Sì, non sì, l'ho sì. detto sì, sì, no, assolutamente. Di sicurezza mentale. Oggi questa società non riesce, è inutile che ci prendiamo in giro o parliamo di altri, non riesce. Queste allora, per sono tante. Scusami, dico solo questo e ti cedo subito la parola. Parliamo di blocco mentale, parliamo che ci vuole lo psicologo, parliamo che in casa va bene fuori. Allora io mi permetto di dire, ma non c'è alle volte qualche cosa che esula ed è lontana dai nostri punti di vista e dalle nostre discussioni? Qualche cosa che non so, che condiziona questa squadra in trasferta, perché in casa i risultati li fa. Cosa succede quando ti allontani, come ha detto Raffaele, dallo stadio AC Galatea? Non sei capace sul terreno di gioco a tenere a bada il Sant'Agata, tu con tutto il rispetto, attenzione per tutti gli avversari, sì. Il Sant'Agata di Militello che ieri ha festeggiato, l'avete visto come se avesse vinto la Coppa dei Campioni. Sì. Non solo, quando sei lì, il discorso che ti dicevo che ti arrabbia ancora di più quando le cose vanno male, perché senti i tifosi che ti avvicinano o anche gli addetti della società, ma noi ci dobbiamo salvare questi tre punti miracolosi, ma manco se ce lo sognavamo, certo, oggi battavamo la Cereale 3-1, voi vivi, siete la squadra forte, vivi una situazione avete ancora ambientale che chiaramente e allora sai non cosa ho detto vivere. Ieri ho coniato, come si suol dire, uno spot pubblicitario, no? A Cereale Calcio realizziamo i vostri sogni. Perché così chi sogna dove andiamo sì. Dice abbracciano, grazie. Però queste sì. figure mi permetto di dire, noi vogliamo bene, lo dico sempre, una squadra da amare e da seguire. Però ieri la maglia sì. non è stata onorata. Mi permetto di dirlo, senza nascondere nulla. Ti abbiamo sentito particolarmente sì, io chiedo scusa ieri. Forse perché vedi poi in diretta che tu parli, c'hai quella sì, foga, si no? Si capiva. Guarda, però ora ancora la rabbia, non cambio di quello che ho detto, scusa. Sì, prego, sì. Allora, sono tante le domande che ci siamo posti e alle quali ad alcuni riusciamo a trovare risposte, altre chiaramente no. Da casa invece, Pierangela, cosa si chiedono i nostri telespettatori, quali sono le loro impressioni? Beh, intanto abbiamo subito Giuseppe Tomarchio che chiede adesso alla società che intenzioni ha. Purtroppo a pagare è l'allenatore, per colpe non sue. I giocatori lo hanno tradito, avanza pure questa ipotesi, fatevi un esame di coscienza. Oggi è sempre forza Acireale. Sì. Gaetano Spina invece ci scrive che la legge del calcio è inesorabile, purtroppo paga sempre l'allenatore, che in questo caso è stato di manica larga col direttore sportivo, permettendogli comunque di costruire la rosa della squadra senza un suo intervento. Rimane però sempre un allenatore come pochi, la tifoseria non potrà mai dimenticare le tante vittorie nei derby della scorsa annata. Sì. Francesco Russo invece ritiene che ci vuole un centrocampista al posto di Ottovale e un attaccante. Invece abbiamo Giovanni Garufi che pone una domanda agli ospiti in studio. Vorrei chiedere se secondo voi è normale schierare due classi 2002 e tenere un portiere classe 2000 in panchina? Questa è la dimostrazione che Pagana ha da un bel po' di tempo le idee poco chiare. Beh, chiaramente la questione under poi limita anche le scelte, già, no? Da questo punto di vista, perché bisogna volta, incastrare. Non è la prima volta che la Cireale gioca e vince con due 2002 certo, in campo, infatti, con due sì, 2001. Infatti, sì. Si possono schierare quattro giocatori, un 99. Si devono schierare. Si devono, un 99, un 2000, un 2001 e un 2002. Poi tu puoi schierare due 2002. Anche 4-2002 potresti anche 4-2002 potresti schierare, non è questione di età, è questione di qualità. Poi chiaramente, una volta che tu hai il 2000 in campo, è chiaro che il portiere non puoi mettere un altro 2000, devi mettere un 2001 per forza. Sì, quindi certo. Se tu scegli Cannino e scegli De Pace, devi mettere... ci poteva essere un'altra soluzione, mettere Mazzini in porta, mettere Tumminelli e Terzino e giocare con il 2000...
di Ayem Baba, ma Ayem Baba non è stato convocato, probabilmente a qualche malanno fisico, non lo sappiamo. Sì, infatti, sì. Le dico una bisogna dire anche una cosa: ieri chiunque avesse giocato ci avrebbe perso. Comunque. Sì, e c'è anche da dire un'altra cosa, che abbiamo spesso criticato la frequenza nei cambi di formazione a Pagana. Ieri invece ha deciso di optare per la continuità, e non è servito poi alla fine lo stesso. Perché non è quello il problema. Perché è inutile che continuiamo a parlare di chi doveva giocare e chi meno, di tattico. Il problema non è lì. Il problema, purtroppo, ragazzi, non è lì, è mentale. La squadra ha un blocco mentale. Ci sono stati tanti problemi in questa squadra. Scusa Daniele, sì, poi prego. Ti lascio la parola. Prego. Perché questa squadra non è mai stata serena. Ricordiamoci che ha ragione, ha torto, le contestazioni a questa squadra sono iniziate alla seconda giornata, sì. 0-0 contro il. Sì. Da un gruppo che all'inizio era sparuto di tifosi, veramente piccolo. Poi però via via si è andato ingrandendo man mano che i risultati non arrivavano. Ora, io volevo spendere mezza parola sulla faccenda della scorsa settimana, proprio mezza, poi non ci ritorno più. Perché quel gruppo di tifosi che ha contestato pesantemente la società dovrebbe anche, i famosi 35 di cui parlava lì, dovrebbe un attimo rendersi conto che la loro posizione riguardo alla società, quindi riguardo Fasoli, guardati, è minoritaria in città. Che non vuol dire che loro sono una minoranza, ma devono rendersi conto che la loro posizione è minoritaria e quindi non possono decidere per tutti i tifosi loro. Però va anche detto che su Pagana, a lungo termine, alla fine i fatti hanno dato loro ragione. Sì. Però perché sono stati convocati, se è vero questa cosa? Infatti. Perché vengono convocati? Ma torniamo al discorso della scorsa settimana. Sì, era una società che ha sbagliato, punto. Ha sbagliato pesantemente perché doveva fare già allora quello che ha fatto adesso. Ma la società sbaglia. Come dicevamo la scorsa settimana, mettere la testa di Pagana sul ceppo e dire se non vince contro Ina e Sant'Agata è fuori. E sbaglia anche alla seconda giornata quando dici il fatto della contestazione a Troina, perché tutto parte da quello slogan. Da quello slogan senza senso di inizio campionato. Perché ambizione. Quello solo crea un'aspettativa che ti porta poi, dopo il pareggio contro Ina, a fare contestazione. Credo, questa è la realtà. Credo, non per difendere, per carità, la società, però sicuramente, senza sorta di smentita, la società ha creduto in questo progetto. Perché ha fatto delle scelte con lealtà, con onestà, per ovviamente il bene, no? Senza non dubbio, è malafede, è inesperienza. Della città è inesperienza. Di una crescita. Poi attenzione, è un campionato maledetto e disgraziato. Perché chi se lo aspettava, questa emergenza Covid, recuperi, rinvii, certo. Stop, non c'è Daniele, pubblico, ma la non ci sono tifosi, attenzione, società, non sono attenuanti, quella società sì, sono dicendo che ha sono detto attenuanti. Che deve vincere il campionato quest'anno in Serie A, una, dimmene una. Sì, la Juventus, questo è vero, infatti questo, non sì, lo sta vincendo. Sì, però ascolta, ma la Juventus lo vince da 8 anni, perché la prendi da 9 anni di fila. Dico due cose, credo, no? Su cui poi ci si può discutere attorno. Questa squadra che ha avuto degli innesti importanti, no, in questa stagione, era la stessa della scorsa, no? Dove ha giocato con una fluidità e con una manovra, ha vinto a Palermo, insomma, faceva divertire, no? Sì. Era entusiasta. Non proprio quello qua. Non vorrei che la consapevolezza di essere pretendenti alla vittoria finale abbia caricato di eccessiva responsabilità ruolo, questi sì. giocatori che non dovrebbero, no? Abbiamo... Non dovrebbero averlo, perché i giocatori devono essere pronti. Ma quando io critico lo slogan, non lo critico perché penso che ci sia stato dolo. Io penso che c'è stato un errore in buona fede, sì. di inesperienza. Perché, ma ne parliamo. Ma di errore si parla. Ne parliamo fin dalle prime giornate. Scusami, Raffaele. In un campionato così livellato. Insomma, una squadra come la Cireale deve dire io provo a vincere. Deve, sì, dipende. È chiaro che se non c'è il Bari, se non c'è il Palermo, ma la Cireale deve ma se non lo dici e lo vinci il campionato, fa schifo? Esatto. No, cioè, se però, tu non lo dici, non devi dirlo. Non ti piace? Perché se tu non avessi detto quest'anno non proviamo a vincere il campionato, ci sarebbero stati altro genere di mugugni. Però, sicuramente, però, scusami, Daniele. È un campionato alla nostra portata. Questo è fuori di dubbio. È un campionato alla nostra portata, sicuramente. Però, infatti, nonostante quello che sta accadendo, aspetta. Di partenza in un campionato così ha l'obbligo di provare a vincerlo. Spengo un attimo il fuoco che si è creato in studio. Il dibattito lo continuiamo tra poco.
lo abbiamo sempre detto fin dalle prime giornate, il nuovo ruolo, il nuovo vestito che la Cireale si è autocucito addosso sicuramente si porta un carico di aspettative da parte dell'ambiente diverse da quello dello scorso anno, e nei giocatori chiaramente c'è un carico di responsabilità che c'è di base al vestire la maglia della Cireale, ma che quest'anno una squadra che vuole vincere il campionato sicuramente è più del solito. Ne continuiamo a parlare tra poco in studio, qualche minuto di pubblicità. Ediltomarchio, leader nel settore di ceramica, termoidraulica, ferramenta, bioedilizia, giardinaggio. Venite a visitare il nuovo showroom di porte interne, scale, serramenti in PVC, legno e alluminio. Un team di persone esperte e qualificate vi assisterà nella scelta di prodotti di qualità e di alto design. Su tutti i prodotti in pronta consegna, imperdibili offerte. Ediltomarchio, via Aldo Moro, circonvallazione ACI Sant'Antonio. Rispetta la precedenza. Quando devi scegliere un'auto, dai sempre la precedenza a Pennisi Auto. Fiat, Lancia, Jeep, Alfa Romeo. Pennisi Auto, vendita auto nuove e usate, con assistenza tecnica e la garanzia di una stretta di mano che vale. Via Paolo Vasta 225 a Cireale. Bar Kennedy? Una buona idea in qualsiasi momento della giornata, a colazione, pranzo o a pericena. Bar Kennedy, ottima produzione. Grandi sale a disposizione, cortesia e professionalità. Bar Kennedy in via Kennedy 39 a Cireale. Gioie per la gola. Sicil Grassi. Raccogli, ricicla, differenzia. Sicil Grassi, da oltre 50 anni a sostegno dell'ambiente. Sicil Grassi, vivi sostenibile. Ristorante I Cavaddari, una carrellata di piacere al gusto di mare. Le nostre ricette, tutte tradizionali, per non perdere mai il vero sapore del mare. I crudi, i cotti, i fritti, gli arrosti, gli specialissimi primi. Ristorante I Cavaddari, il pesce in tutte le salse, dal mare a tavola. Ad Acireale, nella piazzetta Bellavista a Santa Caterina, raggiungibile dalla litoranea. I Cavaddari, il pesce. Cara, mi dispiace, ma la caldaia non accende più! Devi sostituire la tua vecchia caldaia. Non è un problema. Grazie allo sconto in fattura, concessione del credito, avrai una nuova caldaia Ariston installata, con valvole termostatiche, lavaggio impianto, controllo evoluto classe 5 e pratica Enea, a partire da 1000 euro. Vieni a trovarci! Bruno Service Clima, via Alessandro Manzoni 1618 a Cireale. Scopri come ottenere fino al 65% di sconto immediato in fattura. Approfittane! Torniamo in diretta per lunedì Granata. Abbiamo cominciato ad analizzare a fondo la sconfitta della Cireale in quella di Sant'Agata. Abbiamo parlato anche della separazione delle strade tra Pagana e la Cireale Calcio. Abbiamo semplicemente accennato invece l'intervista che qualche giorno fa il massimo sponsor della Cireale, Ali, ha rilasciato al quotidiano La Sicilia, al collega Andrea Cataldo. Un'intervista sulla quale vorrei velocemente tornare, perché mi ha stupito un po' in generale il tono dell'intervista di Ali, perché a pochi giorni da un comunicato ufficiale nel quale si annunciava che a partire da giovedì scorso, cioè dopo la gara con il Troina, tutta la società si sarebbe disimpegnata, e a oggi in tal senso, ripeto, è l'ultimo comunicato ufficiale, per quanto in realtà poi non è così perché la società è al lavoro alla ricerca del nuovo allenatore, sembrava un tono di una persona che desse per scontato di continuare invece il lavoro nella Cireale Calcio, il progetto a Cireale Calcio. È stata una mia impressione o anche la vostra? No, beh, sicuramente sì, a me ha dato questa impressione, anzi ha detto alcune cose, anche ha detto sono innamorato della però ragazza, esatto, sì, città. Sì, sì, oltre a questo, cioè non è il tono, allora, di una persona che si è disimpegnata. No, io a parte quella parte lì del titolo iniziale che non ho capito, però il resto secondo me è di uno, insomma, vuole continuare a fare calcio. Ha spiegato anche il motivo per cui ancora non è uscito
allo scoperto, credo sì, che potrebbe farlo sì, poi sì, nei prossimi sì, mesi, eccetera, eccetera. Io, sì, non ha chiuso la porta a queste cose. Non è che ce l'abbiamo con Ali. No, no, cioè, no, assolutamente. Anzi, lo ringraziamo per quello che ha fatto. Bravo. Memore degli anni passati, quando io li ho chiamati dispensatori di illusione e falsità, no? Sì. Che sono venuti qui a saccheggiare nel senso acerale sportiva, no? Sentendosi chissà che cosa. Diciamo grazie ad Ali, a Giovanni Ali. Tra le righe di questa intervista, lui ha detto, come ha ben anticipato Chris, io in altre parti, Troina, Biancavilla o chi che sia, faccio attività commerciale, a degli interessi. Sì. Ad Acireale sto mettendo soldi. A fondo perduto. A fondo perduto, sì. Ci credo poco, una parentesi dico io. E quello è passaggio chiave. Comunque, lo ringrazio, quello, dico per dire, no? Io faccio il posto ecco, e dico, non ci sì, credo. Ecco, per, no, io faccio scherzando, hai suoi interessi, per carità. E secondo però, me... Però poi guarda, uno di questo che dice io sono innamorato, voglio portare, non lo dico per scaramanzia, voglio vincere in questa città, sì, Pagano è l'uomo giusto, intelligente, tanti che cose vari. E credo che mi sento fortunato, come se la pensano come me tanti tifosi, che abbiamo questo personaggio che mette i soldi e ci sta dando la possibilità che oggi parliamo che siamo al quarto posto, ancora con un campionato in corso e una partita da recuperare, la Cere Messina che viene domenica, dovremmo giocare in casa, poi ne parliamo, ma dovrebbe essere sì, vittoria, almeno se il trend è quello, se il trend continua, cambiamo sì, anche questo rendimento, ecco, non lo so, altalenante, come si suol dire. Quindi forse ci avrebbe un po' meno fondo perduto e un po' più programmazione. Un po' programmazione, ecco. Quindi uno che parla con me... Parola chiave, questa parla qui della programmazione, aggiungo, ci torneremo tra poco. Aggiungo un'altra cosa, credo, non è una mia convinzione. Se non succedeva tutto questo, chiamiamolo così, Bailam e Burrasca, questo non avrebbe rotto il silenzio. No, sapevamo probabilmente che c'era no, lì, questa cosa è stato costretto, ha stanato, chiamiamolo così, bravo, costretto a lì a fare quelle interviste e quelle dichiarazioni, no? Sì. Così come poi altre cose che attorno sono poi uscite da questa... Sì, 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 sì. Da questa, diciamo, perché questa è bastante al contrario? Io perché non credo che Ali sia disinteressato, io penso che Ali, siccome non è una persona stupida, tutt'altro, e non è uno che butta i soldi, tutt'altro... Io penso che lui abbia un progetto sulla Cireale a Cireale e in particolar modo sullo stadio Aci e Galatea. Venga, sì, perché lo stadio Aci e Galatea, con i lavori di ristrutturazione sì, che ha in programma di sì, fare il comune, dovrebbe recuperare qualche spazio. Sì. Qualche spazio recuperato può cominciare a diventare interessante, perché anche a fini commerciali, noi sconosciamo quello che c'è nel nostro campo sportivo. Proprio lo sconosciamo, noi non sappiamo, molti non sanno che sotto le tribune ci sono non una, due, forse anche tre se non sbaglio, palestre che possono tranquillamente, per dirne una, ospitare il basket, perché ci sono anche delle tribunette. Sì. Posso vedere tranquillamente ospitati, piace, affittano alla C-Basket, che è stato in questo momento a problemi. In che stato sono dopo gli incendi? Ma è per questo che sono accaduti. Sì, ristrutturazione dello stadio da parte del comune. Okay. Si hanno subito danni. Quindi, secondo me... La lì si sta facendo anche questo conto, che ha uno stadio che forse è l'unico nella Sicilia orientale, tolti le grandi piazze, Catania e Messina, e non ci metto neanche Siracusa, è l'unico su cui si può progettare un'idea a medio, di gestione quanto meno a medio periodo, quanto un'idea meno di gestione dell'impianto. E ricordiamoci che oggi il calcio negli anni 2000, nel ventunesimo secolo, si fa con lo stadio di proprietà, lo ha dimostrato la Juventus, lo sta dimostrando livelli, l'Atalanta. Certo, quindi certo. La Cireale certo, con uno stadio certo, di proprietà certo, non si può certo, precludere certo, nessun sogno, certo, però, neanche la Serie B. Però qui non si parla di stadio di proprietà, si parla di gestione. Di sono due cose diverse. E lo stadio è la stessa cosa. No, sono due cose completamente diverse. La proprietà è tua, fai quello che vuoi, la gestione paghi l'affitto, hai un contratto, puoi fare alcune cose e altre no, e hai un partner che è il comune. Ma siamo d'accordo, però altro è che tu paghi con quale allora, una convenzione o qualcos'altro. Lo stadio ha fatto questo, altro che tu puoi sfruttarne le potenzialità. Ho fatto questa precisazione certo, perché fra poco parleremo sì, di Nando Pappalardo e poi voglio legarmi a questo discorso. Non era per criticarti, era perché ci leghiamo tra poco. Sì, sì, sì. Ci leghiamo tra poco al discorso. Un altro stanato, parlando un altro stanato sì, a questo sì, punto, sì, perché sì, è punzecchiato, no? Dai, sì, sì, che sì, ha detto quel discorso. Tra poco ci torniamo e torniamo anche a parlare di programmazione. Un attimo, dico, Daniele. Dico, sì, un'ultima cosa, poi sto zitto. Vai. No, discorso di gestione di Ali, no? Sì. Ali è qui, diciamo, da Cereale. È chiaro che si sta, chiamiamolo così, tra virgolette, dando addosso, no, alla società. È un momento delicatissimo, no? Nel quale le scelte future sono molto delicate da sì, prendere, li sì, staranno prendendo, lo vedremo, lo sapremo, no? Che cosa ci comunicheranno ufficialmente. E la prima di queste scelte è l'allenatore. Ricordiamoci però, ricordiamoci, urgente, non è una difesa, ricordiamoci che
Fasone, insieme a tanti altri sponsor, a tanti altri accesi, all'associazione Noi Siamo Acireale, da 3 anni ha dato un'immagine di credibilità a questa città e a questa squadra, perché mi ricordo che anni fa, quando qualcuno andava a chiedere un appartamento in affitto, chiede alla Acireale Calcio, le corse e le pedate, certo, nel di dietro, certo, erano non a 1000, a 2000, sì, per dire. Allora, questo ora non c'è, no? Quindi dico, l'ho ripetuto anche ieri, siamo fortunati anche per tutto quello però che sta succedendo, purtroppo, perché, certo, ci stanno scelte discutibili, errori, ci possono stare, però attenzione, ricordiamoci dove eravamo e adesso chi siamo, giusto? E speriamo sempre di crescere, di migliorare. Altro, scusate, assist, altro assist, parlando dell'associazione Nesama Cereale, e tra poco ci torneremo perché dobbiamo leggere alcuni stralci della lunga, sì, lettera di Gianluca Cannavò, che è il vicepresidente dell'associazione. Prima però voglio tornare da Pierangela per leggere altri commenti da casa. Eccomi, Mario. Allora, abbiamo il commento di Giuseppe Corazzato che ci scrive: credo che le colpe non sono da addossare a Pagana, bensì a buona parte dei giocatori che si sono rivelati poco attaccati alla maglia. Un saluto a una grande persona qual è Daniele Trovato. Grazie. Davide Strano invece: ieri più di un giocatore meritava di pagare il biglietto spettatori per 90 minuti e non è la prima volta e non è nemmeno il primo anno. Daniele sorride, Daniele sorride, che chiaramente era presente e magari la pensa come il nostro telespettatore in parte. Il collega Andrea Rapisarda, che salutiamo, ci scrive: Pagana è un bravo allenatore, competente di calcio, ma per tanti motivi la squadra non lo ha più seguito. E ancora Salvo Battiato: Fasone dovrebbe dire con sincerità perché è stato vietato a Pappalardo di entrare come socio in società, limitandosi ad essere uno sponsor. Sì. E abbiamo una domanda per voi in studio, ve la pone Giovanni Mangano. Volevo chiedere se Novellino potrebbe essere buono per la Acireale. Beh, credo di sì, Novellino sì, credo di sì, però bisogna, sì. Però no, non so, anche non so, ieri voglio dire con Novellino, però insomma, dico, non detto so se... Monzon, questa squadra siccome avrebbe bisogno di tanti pugni per svegliarsi, no, non è male, non è male, potrebbe, diciamo, essere anche quella, no, potrebbe anche essere una soluzione. Esatto, potrebbe essere quella un'alternativa. Allora, Pierangela, sì, volevo leggere altri... altro messaggio e poi mi ha fornito l'assist. Altri due commenti. Anonimo Citano scrive: i calciatori sono una parte forse troppo poco contestata, vogliamo dire che questi hanno buona parte di responsabilità. E ancora Massi Drasso: in società non ci sono uomini di calcio senza esperienza, nel mondo del calcio però non si fanno reclami. Assolutamente sì, beh, anche i giocatori chiaramente hanno la loro parte, sì, certo, la loro parte di colpe, ma come succede in quasi tutte, in tutte le squadre di calcio, a pagare in corsa, quindi a campionato, sì, in corso, può essere una persona detto, che è l'allenatore. E poi anche tanti giocatori, l'abbiamo detto dopo Rende, anche tanti giocatori tra l'altro hanno pagato perché i movimenti di mercato non sono stati pochi. Dopo Rende che i giocatori devono dimostrare di essere con Pagana quei fatti e non lo stavano, sì, dimostrando. Sì, sì, sì. Non è vero che non l'abbiamo detto. Tornando invece al messaggio di un nostro telespettatore del quale però non ricordo il nome, parlava di Nando Pappalardo, che rappresenta con la sua azienda YIT il main sponsor, quello che c'è appunto sulle magliette dei Granata. Nando Pappalardo, che la scorsa stagione, ma in particolar modo in estate, si era avvicinato al progetto Granata con il restyling del logo, con una struttura societaria e anche un occhio strizzato al marketing importante, marketing e comunicazione. Parla di programmazione, di pianificazione. Dopo mesi di silenzio è tornato appunto a parlare nei giorni scorsi con un lungo messaggio sul proprio profilo Facebook. Ne abbiamo estrapolato alcuni pezzi e poi torniamo in studio per commentarli. In un primo momento stavamo valutando un mio ingresso insieme all'attuale dirigenza, ma sin da subito non ho condiviso molte delle cose che si stavano realizzando. In primis la comunicazione sbagliata, focalizzata sul fatto che la Acireale dovesse vincere il campionato e che fosse la squadra da battere. L'ho ritenuto fin dall'inizio un errore. Errore che più volte ho riportato, mentre quasi sempre è stato ignorato. Forse per l'eccessivo entusiasmo, per certi versi comprensibile, che non permetteva di analizzare la situazione con la dovuta obiettività. In secondo luogo, diversi errori, o perlomeno io li ho ritenuti tali, nella pianificazione, sia a breve che a lungo termine, nel budget, così come nell'organigramma societario.
Tutto doveva passare attraverso Fasone, anche le cose più futili, e Peppe aveva davvero troppe cose a cui stare dietro. Questo è uno degli errori più comuni che si commette quando non si ha esperienza nella gestione di organizzazioni che coinvolgono più persone. Non ho mai incolpato Peppe per questi errori. Sono sbagli che è facile commettere per chi non ha nessun tipo di esperienza di gestione imprenditoriale o di creazione e gestione di team o di analisi e pianificazione strategica. Infatti, mi ero messo a disposizione per dare suggerimenti sulla base della mia esperienza maturata in campo imprenditoriale proprio su tutti questi argomenti, in modo da poter correggere insieme questi errori. L'ostacolo insormontabile che ho riscontrato è stato che gli errori non venivano neanche riconosciuti, per cui mi è stato concretamente impossibile a quel punto essere d'aiuto. A quel punto avevo deciso di chiamarmi fuori. Quando alcuni cari amici che tenevano molto alle sorti della Ciriale e vedevano la situazione chiaramente come la vedevo io, mi hanno convinto di provare a prendere io le redini dell'intera società. Quando ho proposto questo a Fasone, la risposta che ho ricevuto è che non sarebbe stato giusto che io rilevassi la società a questo punto della preparazione della stagione, eravamo nel mese di agosto, dove loro stavano già pianificando un campionato di vertice con la promozione in Serie C grazie alla disponibilità economica che stava mettendo a disposizione il signor Ali. Io sono abituato a vivere e lavorare in contesti che sono completamente diversi. Il rispetto per le persone per me è uno dei valori fondamentali alla base di qualsiasi tipo di rapporto. L'invidia è un sentimento deleterio che non porta a nulla di buono. Io preferisco lavorare con gentilezza, con la gratitudine, con sentimenti positivi e propositivi verso tutte le persone coinvolte nel progetto. Dopo questa breve esperienza non bella e aver toccato con mano questo ambiente, mi sono ripromesso di non farmi più coinvolgere in progetti del genere. Io mi conosco bene, mi piace svegliarmi la mattina e vivere una giornata felice e non fare la guerra con tutti, specialmente contro i mulini a vento. In un ambiente del genere le mie potenzialità vengono completamente annichilite. Rispetto invece alle attuali richieste che mi arrivano da molte persone sul mio nuovo coinvolgimento, intanto vi ringrazio per l'immensa fiducia e la stima che mi state dimostrando. Sono davvero onorato di tutto questo. Ma a parte la mia promessa di non farmi più coinvolgere, che la passione del Nando tifoso potrebbe anche essere tentato a rompere, in questo momento per me sarebbe davvero impossibile prendere un simile impegno per due motivi. Il primo è che quest'estate, dopo la parentesi acireale, ho preso tanti altri impegni, come la creazione di una startup, uno spin-off universitario che sto realizzando insieme a un professore acese, tra l'altro, dell'Università di Catania. E il secondo motivo, quello più importante, per un problema di salute piuttosto serio che abbiamo avuto da un mese a questa parte con mio figlio. Questo problema di mio figlio chiaramente è la cosa più importante che mi sta già bloccando diversi degli impegni che avevo preso. Sarebbe davvero impossibile in questo momento per me pensare di aggiungerne un altro. Soprattutto anche in funzione del fatto che per pianificare un progetto serio e mettere su un team di persone fidate c'è bisogno di tanto lavoro preparatorio. Queste non sono cose che si fanno dall'oggi a domani. Io non so di preciso cosa sia successo e per questo motivo mi piacerebbe invitare tutte le parti coinvolte a sedersi ad un tavolo e con pieno rispetto nel confronto di tutti, dialogare per trovare una soluzione. Sarebbe davvero un peccato gettare tutto il lavoro svolto alle ortiche. Come suggerivo quest'estate, credo sia importante abbassare un po' le aspettative per il momento, in ottica di creare un progetto con delle basi solide che permettano alla società di essere sempre più indipendente. Auguro davvero tutto il bene possibile alla squadra. Sono qua che faccio il tifo, che gioisco e mi dispero con voi, nonostante ci separi un intero oceano e 4.000 km di distanza. Un forte abbraccio a tutta la piazza acese e sempre forza Cireale! Allora, questo è il messaggio che abbiamo chiaramente un po' sintetizzato di Nando Pappalardo. Tantissimi gli spunti, tanta la carne al fuoco, già qualcuno in studio freme per prendere la parola. Prima però dobbiamo fermarci qualche minuto e torniamo subito in diretta. Orazio Cordai Fritte Food, tradizione e innovazione. A tavola, Orazio Cordai Fritte Food, dalla storia delle crispelle ai piatti ricercati e di qualità. Prova la pericena Fritte Food, uno spettacolo per il palato, che puoi scegliere mare o monti, o le deliziose pizze. Tutti i prodotti utilizzati sono selezionati a filiera cortissima, oltre ai migliori vini siciliani. Orazio Cordai Fritte Food, Viale Libertà 1315, a Cireale. Info 095 717 68 41.
Nel tuo intimo c'è Frivolezze, le lingerie, la corsetteria, le calze, i pigiami, i corredi, le maglie. Frivolezze, intimo uomo, donna, bambini. Il consiglio di una lunga esperienza nel settore e le migliori marche del nostro assortimento creano un meraviglioso rapporto di intimità. Esclusivisti Linea Perfetta Ragno. E poi ancora Triumph, CC, QBO, maglie in pura lana e seta. Nel tuo intimo c'è Frivolezze. Via Paolo Vasta 102 a Cireale. Oggi a Cireale è super conveniente. Al centro commerciale Ciclope scopri il nuovo modello di supermercato dove la super convenienza incontra la qualità. Il super conveniente del gruppo Arena è un supermercato innovativo che offre prodotti selezionati attraverso un sistema di promozioni trasparente che unisce qualità e risparmio tutti i giorni. Grandi marchi a prezzi bassi, sempre. Per fare una spesa di qualità con il risparmio che cerchi, la scelta giusta è super conveniente. Re Dolce e Freddo. Ogni giorno vi deliziamo con ottimi prodotti di pasticceria, bar, gelateria, tavola calda. Siamo specializzati in dolcezza. Metteteci alla prova. Maestre pasticceri lavorano ogni giorno per produrre momenti di dolce vita. Dolce e Freddo Re, ad Acireale in via Giovanni Verga 53. Vieni da Ulisse, scegli da Ulisse le scarpe, le borse e pure gli accessori. Vieni da Ulisse, scegli da Ulisse per uomo, per donna, ma anche per bambini. Se vuoi camminare comodo davvero, vieni da Ulisse e ti togli il pensiero. Comodi, con Ulisse si può. Un grande assortimento, un grande parcheggio e tanta qualità a prezzi convenienti. Ulisse, scarpe, valigie, accessori. Via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Torniamo in diretta per Lunedì Granata. Poco prima della pubblicità abbiamo riascoltato le parole di Nando Pappalardo, che qualche giorno fa è intervenuto sul proprio profilo Facebook per tornare, dopo mesi di silenzio, a parlare di Acireale Calcio. Ha ripercorso la sua avventura in Granata in estate, quando si era avvicinato al progetto ed era parte attiva del progetto. Poi ha spiegato il perché del suo allontanamento e del suo silenzio, esprimendo chiaramente il suo parere, il suo punto di vista. E poi a chi gli chiede tutt'oggi di tornare nel progetto, addirittura di rilevare il club, ha dato la sua impressione, chiaramente dando le proprie motivazioni. Per il momento non se ne parla per diversi motivi. Ha toccato davvero tanti punti e durante la pubblicità già sentivo qualche commento in studio e mi sembra abbastanza diviso da questo punto di vista. Da chi partiamo? Partiamo da te, Chris. Allora, sono tanti i punti che ha toccato Nando Pappalardo. Conosciamo chiaramente la sua grande storia imprenditoriale, imprenditore acese, chiaramente tifoso della Cireale, che anni fa si è trasferito in Spagna a Tenerife, dove ha fondato poi la YIT. Non ha condiviso, dice, molte scelte con questa società, in primis, come te, il proclama di inizio anno, cioè puntiamo subito alla Serie C, né il proclama né l'obiettivo di puntare fin da subito alla Serie C. Allora, io, vabbè, quello è troppo facile, cioè, partire da quello è veramente un po' sparare sulla Croce Rossa. Io ho fatto un post su Facebook, proprio poche ore dopo il video, dicendo che quella è un po' per me una lectio magistralis di come si fa comunicazione, di come si toccano determinati punti. So che parte del parterre del nostro studio non sarà d'accordo, però lui dice tante cose e le dice con stile, attacca senza voler essere per forza aggressivo e attenzione, esprime la sua opinione, che non stiamo dicendo per forza debba essere la verità, non è il verbo. Tra l'altro mi giunge voce
che il direttore Fasone ha una versione diversa della realtà, magari ci chiama e ce la dice. Assolutamente, noi siamo sempre, aspetta, ribadisco questa cosa, siamo chiaramente aperti a qualsiasi intervento anche in diretta del direttore Fasone, che so essere al lavoro insieme al direttore Chiavora alla ricerca del nuovo allenatore. Proprio in queste ore ne stanno parlando, stanno vagliando le varie soluzioni, chissà che anche in diretta non potremo sapere appunto il nome del nuovo allenatore Fasone, che tra l'altro avevamo invitato stasera a essere ospite qui a Lunedì Granata, ma appunto è impegnato nel lavoro di ricerca del nuovo tecnico. Detto questo, che diciamo, non stiamo dicendo che per forza Pappalardo abbia ragione, però dice tante cose su alcuni aspetti. Io credo che Acireale abbia perso una grande occasione per avere un proprietario come Pappalardo, che è un imprenditore che sa cosa vuol dire fare programmazione, strategie d'impresa e tutto il resto. Lui dice, ci sono un passaggio che io, e poi dopodiché do la linea agli altri, importante, quando parla di programmazione non era nella parte estrapolata, quando cita il Frosinone, sì, che nel 2003 era in Serie C2 e adesso ha fatto due campionati di Serie A. Ok, noi quando arriva un imprenditore nuovo che vuole investire, quando parliamo di investimento noi immaginiamo subito il centravanti, l'allenatore, il portiere. Invece un vero imprenditore ragiona in un altro modo, come diciamo prima con Raffaele, un vero imprenditore ragiona sull'acquistare lo stadio e quindi fare un progetto che duri 10 anni e che ti porti dopo 10 anni al fatto che l'imprenditore, il presidente, quasi quasi deve essere oscurato dal fatto che la società possa andare avanti in maniera autonoma. Questo è fare programmazione per arrivare a certi livelli. Non so se in Sicilia, al Sud Italia in generale, si possa mai fare. Abbiamo l'esempio di Roma, che è eclatante da questo punto di vista. Ma quando un imprenditore come Nando Pappalardo parla di programmazione a certi livelli, parla di questo. Sì. Se mai Nando Pappalardo o chi per lui potrà farlo da Cidale, quella sarà la vera svolta. E lui è qui che mi ha colpito particolarmente. Sì, parla chiaramente di programmazione a medio, se non lungo periodo, che è la base forse per non solo arrivare a certi traguardi, ma per starci poi in quei traguardi e non essere magari una meteora, ma soprattutto per strutturare una società che ragioni come un'azienda, poi fondamentalmente, no? Che ragioni autonomamente e che sia anche indipendente. Se no si fanno sempre questi step di 2 anni. Esatto. Si sale, si scende, si fallisce, si ricomincia, eccetera, eccetera. Ecco. Esatto. Daniele, so che invece a te non è particolarmente piaciuto questo messaggio. No, non mi è piaciuto. Come si suol dire, forse diventerò impopolare, però non è che non mi è piaciuto, però cioè, non posso dire che Pappalardo, che ringraziamo comunque, siamo in vena di ringraziamenti per lo sponsor, no? Che dà alla squadra, quindi un sostegno importante, e soprattutto da parte nostra gli esprimiamo con affetto gli auguri per assolutamente per il piccolo, figlio, sì, è per la cosa suo figlio importantissima, no? Nel contesto della vita e la salute. Qui è chiaro che bisogna comunque non sentire una campana, ma sentire le due campane, sì, certo. Perché sembra, come parla il signor Pappalardo, aver ragione. Mi sembra anche come di voler dettare una lezione, no? Perché lui grande manager, mentre dall'altro lato è come per dire, insomma, va, siete un pochettino non di esperienza. Un po', dici? Sì, secondo me sì. Mm. Attenzione, senza offendere, come ha detto Benedetto, le stilettate sono state perfette, precise, corrette e nel dovuto rispetto. Però gradirei, perché mi sento confuso in questo momento, gradirei che dall'altra parte Fasone arrivasse una risposta. Non dice è vero o non è vero, ma arrivasse una risposta a chiarimento, così come ha fatto sempre la società, no? Chiarire qualora ci fossero dei dubbi, delle nubi. Giusto per avere il quadro completo della situazione, chiaramente a sentire anche l'altra sembrerebbe, io dal di fuori, no? Tifoso, lo ascolto e dice, guarda, ha ragione Pappalardo, sta dicendo io sono pronto, non ha voluto lui, io ero sempre disponibile, fino alla fine, poi mi ha detto che avevano altri progetti, compreso quello del salto, doppio salto, triplo, quello che era. Quindi secondo me sentire le due campane, va bene Pappalardo dice questo, ma non dico è vero. Fasone cosa ne pensa? È accaduto questo e ancora oggi si possono eventualmente riallacciare, anche se i rapporti sono buoni, ma in prospettiva di Pappalardo possa diventare, non dico al posto di Ali, ma un ulteriore fonte. Lui nel video ha negato questa opzione, sia perché appunto lo dice anche in un passaggio del video che abbiamo tagliato e si è sentito un po' preso in giro, sia per problemi chiaramente di natura personale e lavorativa, cioè ha chiuso a questa opzione al momento. Raffaele, tu cosa ne pensi del messaggio di Nando Pappalardo? Ma io credo che anche al di là del dover sentire o meno Fasone, quello che è successo
lo abbia spiegato abbastanza bene Pappalardo. Da un lato c'era un imprenditore che vedeva la cosa con occhio imprenditoriale, dall'altro c'era una dirigenza che era appena uscita da 2 anni in cui aveva tirato fuori la Cireale dal baratro, che per 2 anni non aveva neanche potuto minimamente pensare di giocarsi il campionato perché c'era una volta il Bar, una volta il Palermo, e che si trovava improvvisamente con un vuoto di potere nel girone, sì, e con l'entusiasmo di una piazza che veniva dalla stagione precedente, la vittoria sul Palermo, la squadra che giocava in un certo modo, e ha creduto veramente di poter fare il salto di categoria. L'errore qual è stato? E lì mi aggancio a quello che dici, che non abbiamo detto ci proviamo, hanno detto abbiamo il sogno, crediamoci. Quello è stato l'errore. Devo dire, perché, ripeto, come ho detto prima, la Cireale in un campionato così livellato ha il dovere di partire con la prospettiva di provare a vincere il campionato. Sì. Poi ci può riuscire, non ci può riuscire, ma ci devi quantomeno provare. Quindi secondo me il contrasto è stato questo. Però è anche vero che in quella situazione, se fosse venuto Nando Pappalardi, dice ok, adesso mi prendo la Cireale, fra 10 anni andiamo in Serie C, cosa gli avrebbero detto? Sarebbe stato pronto alla piazza? Penso che gli avrebbero ululato contro. Però se vogliamo, gli avrebbero ululato contro. Ma invece non sono, io non lo so perché. Cioè il discorso, no, il tifoso non vuole programmazione. No, il tifoso vuole le vittorie. Però le cose sono poi magari dopo 2-3 anni, ma se tutti presenti dicendo ok, fra 5 anni andiamo in Serie C, i tifosi dicono come? Sì, quest'anno non c'è il Bar, non c'è il Palermo. Non accendi la scintilla. Io invece negli ultimi anni sia un po' cambiato, almeno da Cireale, questa prospettiva. Io credo che il tifoso accese negli ultimi anni abbia chiesto continuità. Forse sia più maturo da questo. Cioè abbia chiesto continuità, non ha chiesto. Cioè perdonate, si va in Serie C, dove giochiamo? L'anno prossimo dove giochiamo? Perché c'è quel discorso che lo stadio non è neanche in gestione della Cireale. Ma non ci sono i però tempi. È un problema da porsi. Ma non ci sono i tempi, ma si devi porre il problema prima di fare il passo. Il problema non si pone perché se la squadra va in Serie C ha lì i soldi per fare allo stadio. Perché siccome secondo me ha quel progetto sullo stadio, i soldi li caccia. Ma non ha la bacchetta magica. Non ha comunque la bacchetta magica. Freniamo. Forse perché stiamo correndo. Non ci sarebbero i anni anche a farsi i tempi per ristrutturare dal punto di vista. No, Daniele, non è fuori velocità. Fuori velocità. No, ti capisco, queste possono essere le aspettative, per carità. Ci sarebbe potuto anche, faccio un'ipotesi, per assurdo, facciamola proprio, ma veramente per assurdo. Dice al comune di Zafferana: ti sistemo lo stadio, mi fa giocare a Zafferana, come ha fatto il Torino a Gagliano a Castelferrano. Metti. Non ci può giocare in C a Zafferana. Adesso, non esiste. Facendo 2-3 modi. Ma non nemmeno. Non ci sono i posteggi. Cristo, ho detto l'ipotesi per assurdo. Oggi sono due. Ho detto Zafferana per dire un campo. Il ma primo non che ce è venuto in mente. Non c'è, capito? Sai cosa puoi fare? Se tu sei Cellino. La cittadella universitaria di Catania. Se tu sei Cellino, ti costruisci lo stadio nel parcheggio dell'Ace Galatea. Come hanno fatto con il Serena. Ma lì. Ma lì fa questo di mestiere. Ti ricordo. Non lo fa dal giorno alla notte. Vi ricordo che intanto, siccome si dice sempre a Cireale paese delle meraviglie, intanto arriviamoci, poi come no, si dice Daniele, vedendo, facendo, è al contrario, Cristo. Tu ci devi arrivare poi preparato, programmi, poi ci devi arrivare preparato. Cristo, ma ti ricordi quanto tempo è stato adeguato, costruito il tupparello quando abbiamo fatto la Serie B in un'estate, è stato messo in condizione di erano altri tempi, secondo me quelle cose erano altri tempi, ragazzi, erano altri tempi, ti permettevano di giocare senza luci, ti permettevano, oggi ci sono tutta una serie di vincoli che se tu non ce li hai non puoi giocare, non puoi giocare, è così. Allora, è vero, scusami, quello che dici tu. Io voglio essere veramente un rompiscatole stasera. L'Atalanta ha giocato la scorsa Champions League tra Sassuolo, tra Reggio Emilia e San Siro. E quindi la Cireale gioca a Catania. E quindi si trova un'altra. Ma quello mai. Non può giocare. Dai, non credo sia fattibile. Quello mai. Lendini gioca a Lendini. Quello mai. No. Io dico la Cireale deve essere ambiziosa. Però sì, prima facciamo le strutture, prima pensiamo alle strutture, poi diventiamo ambiziosi. Una volta che tu hai le strutture, allora... No, allora camminiamo di pari passo, però non puoi fare una cosa prima e dopo. Secondo allora cammini di pari passo, però anche vero, se ci riesci, anche se hai le capacità di fare. Che se non hai la squadra che punta a vincere il campionato, il comune manco ci pensa a farti la struttura. No, ma il comune non lo deve... Allora,
chi è stato l'ultimo che ha provato a fare una struttura di questo tipo? Cioè, ve lo ricordate? Adesso diciamo cose che scateneranno un poco di reazione. È stato Pulvirenti. Sì, Pulvirenti, cioè, voleva prendere il collegio Pennisi, fare la foresteria, e aveva il progetto di fare di acquistare i terreni accanto e fare forse anche lo stadio, non lo so cosa voleva fare. Il problema è che il collegio Pennisi non è del comune. Avremmo avuto Torre del Grifo. Aspetta, però il collegio Pennisi non è del comune, ma è dei gesuiti. I gesuiti ci campano bene con quella struttura e quindi non l'avrebbero mai dato. Però vedi, c'era un'idea. L'idea qui oggi noi non c'era. Aggiungo a questo che dici tu. Sì. Questo cognome che tu hai detto io non puoi nominare, mi viene male a dirlo. Aveva chiesto allora, perché ero presente in quanto nella conferenza dei sindaci che passano al comune, aveva chiesto per 10 anni lo stadio, allora Tupparello, oggi Ace e Galatea. Ma allora diversi si sono libellati dicendo no, lo stadio. Ma prima ancora voleva la frase, il collegio deve rimanere agli Acesi. Sì. Ma prima ancora voleva il collegio Pennisi, Daniele. Prima ancora voleva. Era quella la vera grande idea. Lì, ma poi la sua attenzione. Ora stiamo parlando forse di cose troppo più grandi di questa realtà. Per carità, questa non c'è. Però ragazzi, cominciamoci a pensare a questa realtà. Se vogliamo essere ambiziosi, bisogna pensare alle strutture. Senza le strutture non si può essere ambiziosi. È proprio la programmazione a cui fa riferimento Nando Papalardo. Una programmazione a medio lungo periodo, perché nulla si crea chiaramente dall'oggi al domani. Secondo me occorre un chiarimento anche da parte di Fasone, per capire secondo me qualche cosa. Assolutamente, che è quello che sono dibattito tra le parti, magari lo avremo qui anche settimana prossima, chissà. Assolutamente. A proposito di chiarimenti, adesso che è saltato Pagana, che era la condizione sine qua non dei tifosi, credo che tutta la situazione societaria dovrebbe poter rientrare, quindi anche da parte li hanno convocati prima, riconvochino loro tifosi, gli dicono avevate ragione a quello che so io, e ricucciano. Fasone ha in tasca la carta per rispondere a Nando Papalardo. Sì ha in tasca il telefono, lui pure. Ha in tasca la carta per rispondere. Hai avuto una notizia così fresca? Però non so se la tirerà mai fuori, dico la verità. Okay. Anche perché è inutile secondo me a questo punto fare la guerra a chi ha più ragione. Cioè sono due persone, che tutte e due amano la Cireale. Magari in questo momento Papalardo ha spiegato che per vari motivi non può. Lasciamo raffreddare le cose e poi. Ma dopo sembra che facciamo finire questo in un passaggio Papalardo dà appuntamento al 2023. Se non ricordo male nel video. Per colpa tua domani se incontro Fasone dico cosa hai in tasca? Esci la carta. Esatto. Scherzo. Tira fuori quello che hai. Te lo dico dopo in magari verrà nella prossima puntata Fasone, glielo chiederemo direttamente. Senza dubbio. Intanto però voglio chiedere a Pierangela da casa, i nostri telespettatori, come hanno reagito al messaggio di Papalardo, come hanno letto appunto le parole del main sponsor. Intanto i tifosi reclamano Fasone. Francesco, lo vorrebbero qui. Lo vorrebbero qui in studio, in alternativa lo vorrebbero. Io faccio sempre il bastian contrario. Visto che sta cercando l'allenatore, facciamogli cercare l'allenatore che è più urgente di averlo qua in studio a parlare di Nando Papalardo. Vorrebbero comunque sentirlo, a prescindere se qui in studio o almeno per telefono. Infatti Francesco, vediamo se riusciamo magari nel corso della trasmissione a fare una telefonica. Francesco Cutoli infatti chiede a Fasone di farsi sentire, ci deve mettere la faccia se sei un ascese, ecco, lo sfida in questo senso. Antonio Marino invece, relativamente al messaggio di Papalardo, ritiene che lui si è confrontato con Ali è come il giorno con la notte, quindi insomma sono agli opposti. Peppe Marano, per l'orgoglio di questa gente, Papalardo presidente. Sì, è un nuovo slogan che sta girando anche sui social, questo l'ho letto più volte. Salvatore Argentino invece ci scrive che a soffrire in fondo siamo sempre noi tifosi. Papalardo, da grande imprenditore, voleva ristrutturare la società. Abbiamo perso una grande occasione. Spero che in futuro possa prendere in mano la società. E ancora Fabio Spigolon, ma se la squadra è costruita da allenatore e direttore sportivo e il progetto tecnico è palesemente fallito, perché Pagano è stato esonerato e Chiavaro no? Questa è una domanda interessante. Assolutamente. Questa è una domanda interessante, credo però che... Fa una domanda intelligente.
assolutamente sì. Questo chiaramente dovremmo chiederlo alla società, magari appunto se, se riuscissimo a sentire Fasone potremmo chiederlo a lui. Sicuramente, sicuramente Chiavaro è uno di quelli sul banco degli imputati già da sempre. Magari perché a questo punto a 20 giorni dalla chiusura del mercato non ha senso cambiare direttore. Quella dell'allenatore casomai sarebbe cambiare ormai a fine stagione. Non avrebbe forse calcio, l'allenatore che paga. Poi se ne va anche il direttore sportivo, in altri casi la circostanza è un altro discorso, ma noi non possiamo questo. Mercato che tra l'altro durerà tutto il mese di marzo, quindi ancora comunque ci sarebbe anche un mese per fare mercato. Sì, allunghiamolo, è durato davvero poco. Altra notizia di queste ore, dopo appunto la separazione con il tecnico Pagana e dopo il messaggio nei giorni scorsi di Nando Pappalardo, è la lettera aperta alla città che oggi ha inviato Gianluca Cannavò, il vicepresidente dell'associazione Noi Siamo Acireale. Ne leggiamo qualche stralcio giusto per introdurre l'argomento, perché chiaramente è uno dei temi di attualità. Una lettera abbastanza dura, abbastanza netta nei toni e nei contenuti. Cannavò scrive: nel dicembre del 2018, dopo aver salvato il titolo di Serie D e creato una nuova società, ASD Città di Acireale 1946, iscritta al campionato 18-19, mi è stato richiesto da alcuni tifosi, con il consenso del mio amico DG Fasone, persona che io ho scelto ed inserito nei ruoli attuali, di mettermi da parte perché la mia presenza, considerato i ruoli politici ricoperti negli anni, bloccava l'ingresso di nuovi sponsor, ovviamente mai arrivati. Ho subito compreso che si trattava di una richiesta pretestuosa, ma comunque ho inteso compiere un passo indietro e quindi dimettermi. Da quel 6 dicembre 2018, quando ho lasciato una situazione perfetta e regolare in tutto, solo con alcune pendenze sportive che ci riportavamo dalla scissione della precedente società, non mi è stato più dato modo di conoscere alcunché. Pensate che nemmeno ho ricevuto risposte rispetto alle mie richieste inviate via PEC sui dati di bilancio. Sul piano strettamente formale è stata disattesa più volte la convenzione sottoscritta il 5 luglio 2018, attraverso la quale dovrebbero essere disciplinati i rapporti tra associazione e società, perché di fatto il controllore non può essere la stessa persona del controllato. Ho cercato in varie circostanze di porre l'attenzione su questa singolare ed irregolare situazione, ma mi è stato impedito con una serie di atteggiamenti volti a prendere tempo. Sono rimasto così alla finestra, ma mi sono imposto quando si è trattato di salvaguardare il tesoretto creato dalle quote dei primi ed unici soci, ormai ex a termini di statuto, depositato nell'Agenzia del Credito Valtellinese di Piazza Duomo. Ho letto il recente comunicato attraverso il quale i dirigenti della società dichiaravano di volersi disimpegnare ed erano pronti a vendere. Non vi nascondo che sono rimasto basito ed esterrefatto, in quanto la società non può essere venduta, poiché gli attuali dirigenti sono soltanto gestori, considerato che non si è dato seguito alla costruzione di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, per come era previsto invece nel programma iniziale. Ho letto di riferimenti a 35 tifosi che determinano le scelte e vorrei capire se questi siano stati convocati dalla società e se siano i rappresentanti degli stessi che hanno sottoscritto e pagato oltre 600 abbonamenti per assistere ad una sola partita e mai, che mi risulti, sono stati protagonisti di gesti violenti. A questo punto, conclude Cannavò, credo che qualcosa non stia funzionando. L'umiltà deve essere posta alla base di tutto. Occorre fare chiarezza, essere trasparenti e tornare al dialogo al fine di rispettare gli obbligazioni assunte e garantire solidità finanziaria. Poi ringrazia anche Cannavò l'imprenditore Ali per il sostegno che sta dando anche ad Acireale, e fa un ultimo passaggio sui tifosi, perché nei giorni scorsi abbiamo letto il comunicato anche della tifoseria organizzata. I tifosi, giustamente preoccupati per quanto accaduto in passato e dai segnali negativi che arrivano rispetto alla gestione amministrativa e finanziaria della società, hanno chiesto chiarezza, perché poi è facile pensare di disimpegnarsi e lasciare morire l'Acireale Calcio. Questi sono alcuni stralci della lettera aperta alla città di Gianluca Cannavò nel ruolo di vicepresidente dell'associazione Noi Siamo Acireale. Sono tanti anche qui gli spunti che possiamo analizzare. Una lettera, lo chiedo anche in studio se la pensano come me, abbastanza dura e abbastanza netta, che
almeno leggo avere un colpevole nella persona di Fasone, che chiaramente ribadiamo, qualora volesse intervenire oggi o nei prossimi giorni, la porta è aperta, ma una lettera del genere che arriva chiaramente da un tifoso come Gianluca, ma dal vicepresidente dell'associazione Noi Siamo Acireale, colui che insieme proprio a Fasone ha creato l'associazione e ha permesso al calcio ad Acireale di non morire negli ultimi anni, dico, mi sembra abbastanza importante come sembra quasi una spaccatura dall'interno. Ma no, o no? Intanto a me sembra che ci sia un ormai diffuso tutti contro tutti, ognuno sta cercando di dire chi aveva più ragione, più torto, eccetera eccetera. Da questo comunicato di Gianluca io non conosco bene come sono andate le cose negli anni, perché negli anni ho fatto altre cose, sono stato un po' più distante, però da quello che leggo è che quel comunicato della società di disimpegno è una bugia storica. Cioè non lo potevano fare, non lo potevano dire, al di là del fatto di come è stato impostato quel comunicato e dell'incipit di quel comunicato, che è aberrante. E qui dico che anche Gianluca Cannavò, oltre alla tifoseria, ha un ufficio stampa migliore di quello della Cireale, e siamo già a due. Sì. Ma esordire dicendo, dato che non si sono compresi gli sforzi, ma dato chi è che non ha compreso cosa, di chi stiamo parlando? E quindi oggi scopriamo pure... Non è stato ripagato il cospicuo impegno profuso e il lavoro messo a disposizione di una crescita collettiva. Da chi? Cioè, chi è che non ha ripagato? Cosa vuol dire questo comunicato? Questa è l'ultima comunicazione della società. E tra l'altro scopriamo, se ha ragione Gianluca Cannavò, che è pure una bugia storica. Sì. Daniele, tu come leggi queste parole? Prima ero un po' confuso. Adesso lo sei ancora di più. Adesso lo sono ancora di più. Perché? Guarda caso... Come dice il proverbio, non tutti i mali vengono per nuocere. E perché dico questo? Perché è bastata la crisi di risultati, no? Di queste sconfitte in trasferta, di questi cambiamenti della Cireale come squadra, i tifosi hanno reagito, contestazione, polemica, guarda un po' che cosa succede. Sì. Si è spezzato quasi l'equilibrio, perché dico a Cireale è come in tanti altri posti del mondo. Tutto il finché mondo vanno bene le cose, vero Chris, vero Raffaele, siamo... tutti contenti e tutto è tranquillo, le acque non si agitano. Appena qualcosa non funziona o non va per come si era non stabilito, per come si sperava, no? Sì. Per come si sognava, come si suol dire, Alì esce con una sua intervista. Sì. Arriva Pappalardo, dice la sua. Ora Cannavò anche. I tifosi. Sembra i tifosi, i comunicati, sembrano che tutti abbiano ragione, cioè, nessuno ti torto. Ti fai due domande sulla tempistica di quando entrano in campo? Sì, sì, sì. Cioè, perché proprio adesso e non prima? Tutti diversi. Cioè, non c'è una linea. Alì dice le sue, tu lo senti, dice, ha ragione, i soldi non sono. Pappalardo, io ho chiesto d'agosto, non c'era il doppio Santa Caterina. Sì. Arriva Cannavò, voglio capire, gli abbonati, i tifosi, chi ha pagato. Oh, non sto capendo niente, che cosa sta succedendo? Ci o cosa potrebbe succedere? Diverse. Scusate, allora, sì. Sì, perché allora tutta questa ora adesso, questa uscita fuori di questi personaggi, di tutto rispetto, per carità, e occorre fare chiarezza, lo ripeto ancora una servirebbe, volta. Servirebbe, ecco, infatti servirebbe, stavo dicendo questo. Chiarezza, io ancora non ci sto capendo niente. Ancora di più dopo la lettera di Gianluca Cannavò servirebbe chiarezza da parte, perché in questo sembra, caso, di Fasone, che, uno che rappresenta sembra, poi sì, la società invece, e anche la situazione. Chiudo, mi sembra farsi una guerra all'interno, no? Che invece non ci deve essere. E che viene fuori all'esterno poi. Occorre serenità, scelte giuste, ponderate, con calma. Mi sembra che qui invece si cerca tutti ognuno di agitare le acque ancora di più, di come fare dice Chris, sono tutti contro, per non capire niente. Raffaele, sei d'accordo? Non mi piace. Assolutamente. Su quello che ha detto l'ultima cosa Daniele, assolutamente. Questa lettera di Gianluca, che ha delle verità dentro, tra l'altro quella che citava Chris, il fatto che l'associazione non può vendere ovviamente la Cireale Calcio per tanti motivi, ma è un inutile soffiare sul fuoco. In un momento in cui esatto. Dovrebbero esserci due cose, parlarsi e farlo in silenzio e poi uscire insieme, cioè in privato, con rinnovata esatto. Ovviamente cioè parlarsi in silenzio. E in privato, cioè nel silenzio esterno. Sì. Trovare una linea comune e parlare con una sola voce, come dovrebbe essere, perché ricordiamoci che Gianluca è vicepresidente e Fasone è presidente, in qualità di presidente riveste la carica di direttore generale della Cireale Calcio. Quindi io, secondo me, questo intervento di Gianluca è fuori posto e fuori luogo, non era né il momento di farlo, aveva questi problemi, andava a parlare con Fasone al limite facendo, però perché fare i comunicati stampa? Cioè, in questo io sembra, posso dire una sì, cosa? Sì, prego, io faccio oggi, voglio tirarmi contro tutte le proteste della tifoseria. Fa bene Fasone stare zitto in questo no, momento. Invece no.
Invece sì, perché invece no, faccia parlare i fatti. Oggi la Cireale esce sconfitta dalla sua assenza. Se lui parla in questo momento, della Cireale, se lui parla in questo momento, contribuisce soltanto a fare altro caso. Ci vuole chiarezza. In questo momento la chiarezza ci vuole, ma quando ci c'è vuole, in questo momento oggi, intervenire allora, per rispondere a questo, per rispondere a quello, poi Tizio risponderà ancora, quello farà un altro commento, crea ancora più caso. Ci vuole in questo momento ci vuole silenzio. È fatto. Allora, occorre, il fatto che non ci sia nessuno oggi qui è una sconfitta. Occorre, secondo me, unità di intenti. Sono tre parole, unità di intenti. Ma l'unità di intenti tutti, non si fa con i comunicati stampa. Però non così. Ci vuole silenzio e fatto. Probabilmente in questo momento non c'è neanche tanta confuso, unità di forse intenti. Sono solo io confuso, non so se condivido l'altro. Io ripeto, secondo me ci vuole silenzio e fatto. Vediamo. Perché il resto sono tutte chiacchiere e soffiare sul fuoco. Un giorno farei un ring. Fare un ring Fasone contro Gianluca. Esatto, bella questa idea. Scusami, velocissimo. Io ripeto, in questo momento quello che ci vogliono sono silenzio e fatti. Perché tutte le parole che escono sono solo un soffiare sul fuoco e continuare a fare danno alla città. Okay, sì, però in questo momento così, hanno parlato. Ognuno dice la sua, si fa solo danno, c'è tanta confusione e fa. C'è tanta confusione sicuramente e vogliamo vedere anche come la pensano da casa. Tra poco Pierangela ti chiamo in causa. Prima però dobbiamo fermarci qualche altro minuto e poi nella parte finale anche di Lunedì Granata dobbiamo anche andare a vedere gli highlights delle altre partite e concentrarci sul prossimo avversario, perché tra 7 giorni si torna in campo. Edilto Marchio, leader nel settore di ceramica, termoidraulica, ferramenta, bioedilizia, giardinaggio. Venite a visitare il nuovo showroom di porte interne, scale, serramenti in PVC, legno e alluminio. Un team di persone esperte e qualificate vi assisterà nella scelta di prodotti di qualità e di alto design. Su tutti i prodotti in pronta consegna, imperdibili offerte. Edilto Marchio, via Aldo Moro, circonvallazione ACI Sant'Antonio. Rispetta la precedenza. Quando devi scegliere un'auto, dai sempre la precedenza a Pennisi Auto. Fiat, Lancia, Jeep, Alfa Romeo. Pennisi Auto, vendita auto nuove e usate, con assistenza tecnica e la garanzia di una stretta di mano che vale. Via Paolo Vasta 225 a Cireale. Bar Kennedy, una buona idea in qualsiasi momento della giornata, a colazione, pranzo o apericena. Bar Kennedy, ottima produzione, grandi sale a disposizione, cortesia e professionalità. Bar Kennedy in via Kennedy 39 a Cireale. Gioie per la gola. Sicilgrassi. Raccogli, ricicla, differenzia. Sicilgrassi, da oltre 50 anni a sostegno dell'ambiente. Sicilgrassi, vivi sostenibile. Ristorante I Cavaddari, una carrellata di piacere al gusto di mare. Le nostre ricette, tutte tradizionali, per non perdere mai il vero sapore del mare. I crudi, i cotti, i fritti, gli arrosti, gli specialissimi primi. Ristorante I Cavaddari, il pesce in tutte le salse, dal mare a tavola. Ad Acireale, nella piazzetta Bellavista a Santa Caterina, raggiungibile dalla litoranea. I Cavaddari, il pesce. Cara, mi dispiace, ma la caldaia non accende più! Devi sostituire la tua vecchia caldaia. Non è un problema. Grazie allo sconto in fattura e concessione del credito, avrai una nuova caldaia Ariston installata, con valvole termostatiche, lavaggio impianto, controllo evoluto classe 5 e pratica Enea, a partire da 1000 euro. Vieni a trovarci! Bruno Service Clima, via Alessandro Manzoni 1618 a Cireale. Scopri come ottenere fino al 65% di sconto immediato in fattura. Approfittane!
Di nuovo in studio per l'ultima parte di Lunedì Granata. Stasera davvero tanti argomenti sul piatto, dalla separazione delle strade tra la Cireale Calcio e Pagana, al messaggio, al videomessaggio del main sponsor Nando Pappalardo. Poi abbiamo parlato nell'ultimo spezzone anche della lunga lettera aperta alla città di Gianluca Cannavò, vicepresidente dell'associazione Noi Siamo a Cireale. Davvero tanta confusione, speriamo nei prossimi giorni di avere anche un po' di chiarezza e di sentire poi le parole della società e del direttore generale Giuseppe Fasone, che più volte in questi messaggi è stato anche chiamato in causa in prima persona. Pierangela, vengo subito da te, leggiamo qualche altro messaggio, dopodiché ci concentriamo poi sul campo, sulle altre partite e sul calcio giocato. Eccoci qua Mario, allora abbiamo Saro Falsaperla che ci ha scritto su WhatsApp: sono socio da quando è nata l'associazione, anche se abito lontano da Cireale, pretendo news di quello che sta accadendo all'interno dell'associazione, chi sono gli sponsor maggiori e chi comanda, prima si votava per ogni cosa, oggi non più. E ancora Antonio, un allenatore che firma dimissioni vuol dire che ha perso gli stimoli, quindi la società doveva lasciarlo andare perché il suo disimpegno significa che non ha più interesse. E quindi ancora insomma Antonio vorrebbe sentire la voce di Fasone e vorrebbe ricordare invece a chi ha detto in studio prima che Pappalardo ci porterebbe in Serie C fra 10 anni, beh è 20 anni che non vediamo luce, meglio tra 10 che mai. E ancora Annibale, chiedo agli ospiti studio invece cosa pensano loro della dichiarazione di Pappalardo. Se sei d'accordo Mario, leggiamo gli altri. Sì, hanno già tra l'altro risposto a questa domanda nel precedente. Nessuno ha detto che ci porterebbe in cifra 10 anni, ma che una programmazione potrebbe essere durare lunga, anche 10 anni. Potrebbe essere lunga. Se a un certo punto qualcuno avesse detto entro io come presidente, ma vi porto in Serie C fra 10 anni, ripeto. Sì, come avrebbe reagito? Questa è stata la cosa. Un'intesa di programmazione. Quando si parla lunga. Di programmazione, lunga, chiaramente si parla quantomeno dei 5 anni in su. Esatto, ecco, mettiamola così. Pierangela. Sì. Luciano Messina, si è parlato di errori tecnici, ma non potrebbe essere invece una questione di stipendi? In giro circola la voce che i giocatori hanno diversi stipendi arretrati. Beh, sicuramente potrebbe essere anche una questione di stipendi, noi non lo sappiamo onestamente perché non abbiamo notizie né ufficiose né ufficiali in tal senso. Credo Mario che non sia solo un problema della Cireale questo. Sì, perché tra l'altro è un problema condiviso da fonti indirette che per esempio al Football Club Messina abbiano pagato soltanto settembre. Quindi credo che con il Covid, con l'assenza di pubblico sia la situazione generalizzata. Non vorrei entrare, attenzione, nelle vesti del direttore generale, ma credo che ci sia stato un accordo fra società e giocatori per questi ritardi. Sì, l'ha detto Fasone l'altra volta, per spalmare di più a lungo periodo. Sono stati d'accordo, credo almeno. Lo ha spiegato Fasone. Non ti pagano, lavori bene? No, però ascoltami, se ho un senso di responsabilità per il mestiere che faccio, io cerco intanto di impegnarmi nel lavoro però, che faccio. Adesso però è pesante lo stesso. È chiaro che se c'è ti dà una allora, io credo che qualora fosse realmente così, che ci sono degli stipendi arretrati, credo che però che questa squadra non ne abbia fatto un problema volontariamente. Anche perché con Savonarola capitano non mi immagino una situazione del genere. Assolutamente. Parliamo di motivazione. Ieri a Claudio Ranieri hanno chiesto: cosa ti spinge? Quali sono le tue motivazioni a 70 anni? A fine mese mi pagano. Quindi. Pierangela, leggiamo qualche altro messaggio velocemente. Un tifoso su WhatsApp ci ha scritto: perché arrivare a questo punto? La piazza si sente presa in giro da anni. Vogliamo chiarezza e poi ci si lamenta che non vedono nessuno allo stadio. E ancora Giuseppe chiede chiarezza a Fasone perché è rappresentante dell'associazione di tutti noi tifosi e quindi deve parlare, deve mettere la faccia. Sì. Giuseppe Zanchi, invio un caloroso abbraccio virtuale a Daniele perché il suo sfogo di ieri rappresentava anche il mio stato d'animo e quello di tanti altri. Grazie. E ancora Daniele, per te c'è il messaggio di Salvatore Mogeri che vorrebbe essere salutato nella prossima diretta allo stadio. Ricordatelo, Salvatore Mogeri. Giuseppe Mogeri. Va bene, e poi
ancora sempre per te, cara Daniele, un messaggio da parte di Antonio Spinella. Vorrei salutare tutti voi in studio e soprattutto Daniele. Vorrei ringraziare lui per la sua grande stima che nei miei confronti. Anch'io lo stimo tantissimo e apprezzo il rapporto che si è creato. Gli dico solo una cosa, di non mollare mai, come ha sempre fatto e come mi ha insegnato in questa stagione. È una persona fantastica che il sangue è granata, un vero leone. Forza Cireale. Dai, qualche messaggio di stima. Mollo, grazie, grazie Antonio, grazie. Qualche messaggio in più. Domani colazione. Daniele, per tutta la settimana. Esatto, qualche messaggio distensivo sicuramente non guasta in questi, casi. Va bene Pierangela, tra poco ne leggiamo qualche altro. Adesso però dobbiamo andare a vedere gli highlights delle altre partite della giornata numero 20 nel servizio di Andrea Cerano. Continua a vincere la CR Messina, che prova da lungo in testa alla classifica, contro il Rotonda finisce 3-0. Ci prova subito il Messina con Foggia, che è servito da Bollino, prova a beffare Polizzi con un pallonetto, ma l'estremo difensore è attento. Poco dopo però la CR passa, il lancio di Cretella viene deviato da un difensore, la palla diventa buona per Addessi, che di prima intenzione da dentro l'area di rigore fa 1-0. Ci prova poi Arcidiacono su punizione, ma Polizzi respinge. Poco prima dell'intervallo arriva il raddoppio. Direttamente dal rilancio di Caruso, Cretella spizza per Foggia, che sul filo del fuorigioco si ritrova a tu per tu con Polizzi e lo supera con il pallonetto per il 2-0 messinese. In apertura di secondo tempo ci prova Liperta, che per poco non sorprende Polizzi con il suo sinistro. Dal calcio d'angolo seguente, ancora Liperta pennella un cross sulla testa di Vacca, che anticipa tutti e batte Polizzi per il 3-0. Il Messina però non si accontenta e continua a macinare gioco. Addessi chiama alla parata Polizzi con il suo sinistro. Sulla respinta Crisci serve Foggia, che prova a calciare. Il suo tiro viene fermato da un difensore del Rotonda con la mano e l'arbitro decreta il calcio di rigore. Dal dischetto va Arcidiacono, Polizzi intuisce e para. La reazione del Rotonda è unico tiro in porta della partita e la punizione di Ferreira deviata da Caruso. Vittoria rimonta per la Gelbison, che batte il Rende 2-1 e guadagna il secondo posto in classifica. A portarsi in vantaggio però è il Rende, con un calcio di rigore decretato dall'arbitro per un fallo di mano di un difensore della Gelbison. Dal dischetto va Ferchi, che fa 1-0. Ancora Rende, che sul finire di primo tempo potrebbe andare sul 2-0, ma D'Agostino è super in uscita ed evita il peggio. La Gelbison ci prova con Dorsi, ma il suo colpo di testa viene salvato sulla linea da un difensore di casa. In apertura di ripresa la Gelbison trova il pareggio. Cross dalla bandierina di Gagliardi, che trova la testa di Mautone. Quintiero non può nulla. Poco dopo lo stesso asse Gagliardi-Mautone confeziona anche il 2-1, ancora con un colpo di testa del difensore cilentano lasciato solo sul secondo palo. Negli ultimi scampoli di partita la Gelbison va vicina anche al 3-1, ma il tiro di De Foglio finisce alto. Rallenta l'FC Messina, che pareggia 2-2 sul campo del Troina. La prima occasione è però per i padroni di casa, con Aperi, che servito da Figarotta si vede respingere il suo tiro a botta sicura da Marone. L'FC risponde con Lodi, che serve in profondità Arena. Aiolfi in uscita lo tocca e l'arbitro decreta il calcio di rigore. Dal dischetto Lodi è perfetto e fa 1-0. Sul finire di primo tempo poi il Troina trova il pareggio. Punizione di Figarotta dalla sinistra, il suo cross trova Mbaye, che ristabilisce la parità. Nella ripresa l'FC rimane in 10 per l'espulsione di Carbonaro per doppia ammonizione. Poco dopo è ancora Ficarotta a servire a centroarea Peri, che porta in vantaggio i suoi con un diagonale ravvicinato. L'FC non molla e sul finire di partita trova il pareggio con un gol di Domenico Marchetti sugli sviluppi di un calcio d'angolo, che in girata batte Iolfi per il 2-2. Cade in casa il Licata, che cede al Biancavilla per 1-0. Il primo squillo è degli ospiti con il destro di Santa Paola dal settore sinistro, che però viene bloccato da Moschella. Il Licata risponde con Caronia, che servito da Greco calcia dal limite dell'area colpendo il palo. Il Biancavilla però quando attacca è pericoloso e così passa. Ancora Santa Paola dalla sinistra, cross in mezzo dove c'è Catania tutto solo, che batte Moschella e fa 1-0. Il Licata prova a reagire con Cannavò, ma Genovese si allunga e para. La ripresa vede una sola occasione per il Licata con Caronia, che serve a rimorchio Iezza all'interno dell'area. Quest'ultimo mastica la conclusione e non riesce a ribadire rete. Maltese colpisce la traversa da posizione ravvicinata, ma è in offside. Torna alla vittoria il San Luca, che batte 1-0 in casa in Roccella. Ci provano subito i padroni di casa con Levecque su punizione, ma l'estremo difensore ospite para. Il Roccella risponde con il destro di Falsetta, ma Scuffia si allunga e para. Il San Luca è cinico e sull'errore in uscita del portiere ospite passa in vantaggio con la girata a porta vuota di Romero. In apertura di ripresa parte meglio il Roccella con questa occasione, che capita sui piedi di Malerba, ma Scuffia è ancora una volta bravo e respinge. Ancora gli ospiti, questa volta su calcio di punizione, provano ad impensierire Scuffia, che però alza il pallone in corner. Dall'angolo seguente lo stesso portiere si supera sulla girata a botta sicura di Samache. Pareggio casalingo per il Santa Maria Cilento, che fa 1-1 contro il Castrovillari.
partono meglio gli ospiti. Fernandez viene strattonato all'interno dell'area di rigore e l'arbitro decreta il calcio di rigore. Dal dischetto va Emmanuel che fa 1-0. Il Santa Maria Cidento risponde con Tomte, che servito da Ragosta riesce ad agganciare un pallone impossibile e da terra all'interno dell'area di rigore prova a battere Rizzitano. L'estremo difensore però è attento e para. Nel secondo tempo è ancora il Santa Maria a rendersi pericoloso con Tomte, che servito da Tandara chiama alla parata ancora Rizzitano. I calabresi si fanno vedere con la punizione di Emmanuel che Grieco blocca. I cilentani però non mollano, ci provano da calcio d'angolo ma il colpo di testa di Maio viene alzato in corner dall'estremo difensore ospite e allo scadere arriva la svolta. Capozzo li sfonda sulla destra, mette il pallone in mezzo e De Caro colpisce con un braccio. L'arbitro assegna il calcio di rigore espellendo lo stesso difensore calabrese per doppia ammonizione. Dal dischetto va Tandara che sigla l'1-1. Vince anche il Dattilo che batte tra le mura amiche il Paderno 3-1. A rendersi pericolosi sono i padroni di casa con Terranova che dopo aver recuperato una palla persa dal Paderno ci prova dal limite con il sinistro ma Cavalli para. Il Paderno risponde con De Marco che crossa dall'out di destra e dopo una serie di tocchi il pallone arriva a Truglio all'interno dell'area di rigore che calcia di sinistro ma Giappone in qualche modo si salva. Ancora Dattilo con Terranova ma il suo tiro questa volta è debole. Poco dopo lo stesso Terranova dalla distanza chiama ancora Cavalli alla parata. All'ennesima occasione però il Dattilo passa. Disimpegno sbagliato degli ospiti, ne approfitta Terranova, che dal settore di sinistra serve Di Giuseppe, che si inventa questo gran gol e porta in vantaggio i suoi. Poi arriva anche il raddoppio del Dattilo, dagli sviluppi di un calcio d'angolo e Dode il più lesto di tutti a ribadire rete. Il Paderno prova a reagire con il colpo di testa di Labiana sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma Giappone alza in corner. In apertura di riprese il Dattilo trova il tris, ancora su azione di calcio d'angolo, questa volta è Terranova a trovare l'impatto con il pallone e a battere Cavalli. Gli ospiti trovano poi il gol della bandiera con Scapellato, che dopo una punizione battuta corta da Maiorano beffa Giappone. Ci prova poi Seccum su punizione, ma Cavalli si allunga e devia in calcio d'angolo. Sul calcio d'angolo seguente è Irace ad impegnare ancora Cavalli. Pareggio a reti bianche tra Marina di Ragusa e Cittanovese. Ci provano i ragusani con Brunetti che calcia, il suo tiro viene deviato da un difensore ospite e la palla si alza colpendo la traversa. Sulla respinta arriva Diemè ma è in fuorigioco. Ancora Marina con Baldè che dalla destra mette dentro per Brunetti. In qualche modo il suo destro viene salvato sulla linea. Ci prova Di Bari per i ragusani da posizione defilata ma la cagnina para. Nella ripresa la prima occasione è per la Cittanovese con Felici che colpisce di testa sul suggerimento di Crucitti ma la manda alta. Il Marina però continua a spingere con Baldè che chiama ancora la cagnina al miracolo con un destro ravvicinato dopo una respinta corta della difesa calabrese. Ci prova poi Puglisi con una punizione dal limite ma la cagnina ancora una volta si fa trovare pronto. Questi gli highlights delle altre partite di giornata per una nuova classifica dopo 20 turni del girone I di Serie D che è la seguente, prego la regia di mostrarle in sua impressione, eccola qui, la CR Messina resta in testa con 40 punti, la Gelbison con la vittoria di Rende scavalca l'FC Messina che ha trovato il pari solamente nel finale sul campo del Troina, la Cireale così resta al quarto posto perché il Licata ha sua volta ha perso. Si rifà sotto però il San Luca in ottica playoff. In coda invece il Roccella deve ancora recuperare 6 partite, quindi fa poco testo da questo punto di vista. Il Castrovillari ne deve recuperare 3, però adesso è al terzultimo posto. Tra l'altro fa anche un bel balzo in avanti il Sant'Agata con questa vittoria perché scavalca ben 4 posizioni. L'andamento, ma già da almeno una se non due giornate, lo chiedo a voi in studio velocemente, è quello che la classifica comincia davvero ad allungarsi, perché adesso le prime della classe, in particolar modo a CR Messina e Gelbison, continuano a vincere dentro e fuori casa e la Cireale ora, seppur con una gara in meno, è a 8 punti dalla vetta. Sì, ma nonostante ciò non è una classifica così brutta. È brutta legata al in ottica previsioni e quelle che sono state le promesse che sono state fatte, le aspettative. In generale non è una brutta classifica, non voglio essere impopolare, il Messina le vince tutte e due e va a 41, la FC, la CR resta a 40, la Gelbison vince e va a 39, la Cireale potrebbe andare a 35, sì. Non è una classifica da primato. Sarebbe a 6 punti dalla vetta allora, a quel punto. Lasciamo stare la vetta, in generale non è una classifica brutta, no. In valore assoluto, se dovevamo essere primi, certo, ovviamente. Raffaele, velocemente come leggi questa classifica?
È una classifica ancora abbastanza bugiarda, perché ci sono troppe squadre a cui mancano troppi, certo, punti. Prendi il San Luca, che tra l'altro in questa classifica è dato a 26 punti, in realtà ne ha 28 e ha 4 punti dall'Licata, sì, quindi 27 dovrebbe avere 4 punti dall'Licata, però gli mancano 3 partite al San Luca, quindi potenzialmente è secondo in classifica, cioè può puntare, certo, tranquillamente, certo, alla posizione della Gelbison. Quindi è una classifica ancora molto bugiarda. Il Roccella con la Città Novese, il Rotonda, il Bianca Villa. Ora in questo mese si riorganizzerà tutto, perché il giorno 14 c'è una sosta del campionato e lì si dovrebbe fare qualche recupero, e tra i due mercoledì il mercoledì precedente e il mercoledì successivo e la domenica 14 si giocheranno tanti recuperi. Già mercoledì ce ne sono 3, sì, e quindi la classifica penso che entro questo mese si riorganizzerà e comincerà ad assumere una fisionomia definitiva. Attenzione, perché il FC Messina recupererà giorno 14, non mercoledì, contro il Licata, sì, e poi molto probabilmente andrà a giocare l'ultima partita che deve recuperare, quella contro il Roccella, l'ultimo mercoledì di marzo, mentre noi ancora no, queste sono date probabili, diciamo spazi liberi alla mano, mentre molto probabilmente la Cireale Roccella potrebbe cadere il 14. Questo vuol dire che la Cireale avrà il 7 la CR Messina, il 14 il Roccella, poi va in trasferta a Biancavilla, poi un'altra partita in casa, adesso non mi ricordo contro chi, per poi andare a Licata, e poi avrà due turni interni contro Cittanovese e Genova. Ha tante partite in casa. 7 partite, 5 partite in casa. Ha tante partite, Mario, in casa. Velocemente. Può essere importante. Intanto da qualche turno a questa parte non ci sono più rinvii, e già una situazione, esatto, positiva, no? Esatto. Anche se ce n'è ancora tante partite da recuperare, ma già vuol dire che sto Covid, speriamo, rallenti, e gli stadi, sì, speriamo che i tifosi possano ritornare. È tutto ancora in gioco, nulla è perduto. Assolutamente. A condizione che di cambiare ci il rendimento casalingo sia anche in trasferta. A condizione che tutto torni a posto. E tutto torni che a tutto posto. Tutto torni a girare nel modo. Poi, giusto. Chris, la butto lì, mercato aperto, con tutto il rispetto per i nostri attaccanti, se dovesse arrivare un terminator non mi dispiacerebbe, ma anche un centrocampista, okay, rapido, veloce, perché lì mi pare, nella mia ignoranza, siamo un po' lenti, un bisogna dettare meglio il ritmo, no? Soprattutto con tutto il rispetto per quelli che abbiamo lì, dovrei cambiare qualche cosa. A proposito di gente che deve arrivare. A proposito di gente che deve arrivare, sappiamo che proprio in queste ore il direttore Fasone e il direttore Chiavaro sono al lavoro per ricercare, per contattare il nuovo allenatore che deve sostituire Pagana. Uno dei nomi pare sia stato quello di Gaetano Fontana, ex allenatore lo scorso anno Alfano, ex Casertana, Cosenza e Juve Stabia. Potrebbe essere lui uno dei nomi, è sicuramente lui uno dei nomi contattati, potrebbe essere lui l'allenatore, il nuovo allenatore della Cireale Calcio, ma pare che non voglia scendere in Serie D, lui che ha allenato praticamente sempre in Serie C. Questa è una notizia di pochi minuti fa. C'è una notizia perché mi ha scritto il direttore Antonio Garozzo. Ah, ecco, sì, ci mettiamo, sì, sull'attenti. Sì, sull'attenti, attenzione. E certo, ha sentito, pare che abbia rispetto, sentito Fasone. Sì. E Fasone ha risposto chiedendo l'intervento, perché tutta la piazza, sì, invoca il suo intervento. La risposta è stata: al momento in cui verrà scelto l'allenatore, lui parlerà. Okay. E pare che voglia parlare di tutto. Okay. Di Gianluca, di Baffardo, eccetera, okay, eccetera. Benissimo. Parlerà di siamo contenti. Noi. Lo aspettiamo. Un altro, sì, nome che è circolato, sì, è anche quello di Guido Colotti. Ugo un possibile ritorno, okay, un ritorno. E anche per Golizzi. Sono nomi che stanno circolando. Non Golizzi so, ex Palermo. Attenzione, non ho detto che sono stati contattati. No, no, certamente. Sono circolo, nomi che circolano. Vagliati, non si può. Nomi che circolano. Nomi, non vagliati. Nomi che sono. Mario, permettimi, parlando di velocissimo, allenatori. Desideravo fare, credo, è un pensiero che condividono tutti, un saluto affettuoso a Beppe Pagana. Sì. Perché Beppe Pagana? Dal punto di vista umano. Perché lui alla Cireale è venuto perché ci ha creduto. Sì. Ci ha creduto per vincere. Perché mi ha detto una volta, dice: Daniele, mi piace la Cireale perché i tifosi, gli abitanti, la gente che incontri vive di calcio, parla solo di, scusate, di pallone, è una cosa sacra, e a me mi piace perché mi caricano e mi gasano ancora di più. Per averci fatto vincere 3-1 a Palermo. Esattamente, quindi un saluto e l'augurio di una carriera
Credo breve forse. Forse intensa, forse breve nella prima parte quando fece il salto d'eccellenza. Sì, sì, sì. Va bene. A proposito di prossime partite e di futuro, chissà che uno dei nomi che abbiamo appena fatto, Fontana, Pergolizzi o Fontana, pare che abbia rifiutato. Chi era l'altro? Ugolotti. Chissà Fontana che ha rifiutato, quindi Fontana non dovrebbe essere. Chissà che uno di questi non possa sedere domenica in panchina allo stadio AC Galatea quando ci sarà AC Reale, AC RM Messina. Conosciamo meglio il prossimo avversario dei Granata. La capolista del campionato non ha bisogno di tante presentazioni, sulla carta è la squadra da battere. Miglior attacco del campionato con 35 gol segnati e terza miglior difesa con 16 gol subiti. Un organico composto da nomi di spessore, solo per citarne alcuni, Aliperta, Cristiani, Vacca e un tridente d'attacco da far paura, Arcidiacono, Foggia e Bollino. Primo posto in classifica, come detto, con 40 punti all'attivo, 11 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Se in casa è quasi uno schiacciasassi, la CR Messina fuori casa non è così continuo. 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte contro Rende ed FC Messina nel derby. Una squadra in forma, quella allenata da mister Novelli, reduce da 2 vittorie consecutive, ieri contro il Rotonda e mercoledì in rimonta sul campo del Biancavilla per 2-1. Il derby tra AC Reale ed AC RM Messina è un classico. Il primo confronto risale alla prima stagione in assoluto dei Granata, 1946-1947, con 2 vittorie in favore dei messinesi. Nella stagione successiva invece l'AC Reale ottenne 2 vittorie, 3-2 in riva allo Stretto e 2-1 in casa. Dopo 4 anni però le due squadre non si incontrarono più, fino alla stagione 1969-1970 nel campionato di Serie C, quando ottennero una vittoria per parte. L'anno successivo 2 pareggi a reti bianche. Da qui in poi le squadre si incroceranno quasi in ogni campionato. L'incrocio nella categoria più alta fu quella in Serie C1, stagione 1992-1993, un pareggio per 0-0 a Messina e una vittoria per 2-0 ad AC Reale, con i Granata poi promossi in Serie B. Per la storia recente, nelle ultime 4 stagioni, sarebbero 6 le vittorie acesi. In realtà diventano 5 dopo la sconfitta a Tavolino inflitta agli acesi nella partita di andata della scorsa stagione per la posizione irregolare di Cannino. A questi precedenti si aggiunge poi la partita dell'andata, quando l'AC Reale si arrese per 2-1 alla CR Messina, con le reti di Foggia e Bollino per i messinesi, mentre per l'AC Reale era andato a segno De Felice. Questo è la CR Messina, prossimo avversario della AC Reale domenica allo stadio AC Galatea. Vediamo velocemente il prossimo turno di campionato, la 21esima giornata che oltre alla AC Reale ACR Messina vede anche l'FC Messina ospitare il Santa Maria Cilento, la Gelbison che riceve il Troina, altro derby siciliano, quello fra Paternò e Licata e poi via via tutte le altre partite. Un velocissimo commento in studio, chiaramente il big match è il derby AC Reale ACR Messina, ma dal calendario Gelbison ed FC Messina potrebbero approfittarne o no? È un turno a favore di questa squadra, delle squadre che inseguono l'ACR Messina, perché l'ACR Messina cercherà di fare il colpaccio, sì. Anche perché c'è questa situazione di grande difficoltà, quindi ci stanno pensando. Quindi dice che viene ad AC Reale per vincere? Ma sicuramente sì, in questo momento sì, ci proverà, poi magari perderà, attenzione. Quelle che sono dietro daranno un'occhiata a questa partita, perché anche un passo falso, un pareggio potrebbe permettere di avvicinarsi. Cosa potrebbe significare, Daniele, a livello anche mentale, tornando ai discorsi fatti a inizio trasmissione, vincere contro la CR Messina? È una questione di riscatto. Di riscattarsi dopo la deludente, bruttissima, l'ennesima, non ne vorrei vedere più, mi auguro. Lo diciamo, mi auguro che sarà così da ora in poi. È un'occasione per regalare un cucchiaino di zucchero, perché di veleno ne abbiamo preso tanto, per metterlo a tacere ce ne vogliono di partite vincenti. Comunque, se i giocatori domenica vogliono dare anche una dimostrazione che non hanno perso la carica, che hanno quella tenuta mentale, quella personalità, sono in casa. Quale non migliore occasione per allo stadio AC Galatea? C'è una grandissima, brava occasione per riscattarsi di tutto, sì. Tanto di ieri, di quello che è accaduto ieri, ma di tutto. Battere la capolista
è sempre una situazione che ti dà onore, no? E soprattutto ti dà autostima, come dico sempre, e ti dà la consapevolezza di una grande forza. Sì. A me ha ammesso sempre, diciamo, che ci sia quella famosa continuità di che finora manca. Ma intanto speriamo in una bella partita, una bella partita domenica, perché è importante. Tra l'altro, Raffaele, c'è da riscattare anche il KO dell'andata, che poi, riguardando indietro la storia, fu il primo vero scossone in questa stagione per la Cireale, al di là del pari di Troina. Infatti. Io mi ricordo un altro Cireale Messina con una Cireale che è in crisi, in pesante crisi societaria, e in quell'occasione la squadra vinse 1-0, nonostante alle spalle avesse il caos. Chissà che tu non sia anche profetico. Io non dico null'altro, io dico soltanto un'altra cosa: questo finalmente sarà un mese dove si giocherà soltanto la domenica. E questo potrebbe essere anche un vantaggio, esatto. Dal punto di vista atletico, dal punto di vista tecnico, ci sarà il tempo di riorganizzarsi, anche mentalmente, e soprattutto in quattro partite, se, come penso, si recupererà il 14 Cireale Roccella, ma i tempi dovrebbero essere più o meno quelli, tu avrai la possibilità di giocarti in questo mese tre partite in casa e una in trasferta. Vedremo se i numeri continueranno ad essere questi anche per la Cireale, che in casa sicuramente ha ben figurato finora. I problemi semmai sono da riscontrarsi lontano dallo stadio ACI e Galatea. Pierangela, in chiusura leggiamo gli ultimi messaggi. Sì, Mario, sarò velocissima. Allora, abbiamo Rosario Basile che ci scrive: di tutti i commenti e comunicati non abbiamo sentito ancora i calciatori, che parli il capitano per capire come stanno le cose. Anche questo è un altro punto che forse la società non l'ha permesso. No, è chiaro, la società non l'ha permesso. Quindi i giocatori non possono parlare, sono tesserati. Bocche cuciti, esatto. Okay. Poi tengo a leggere Massimo Sciacca, che ci ha scritto, dice, quasi ogni puntata, e mi scuso per non essere riuscita a leggere i precedenti messaggi, però vedi, questa volta ce l'abbiamo fatta, ecco. E il sistema funziona. Esatto. La squadra è allo sbando totale, manca di serenità, così è facile sbagliare anche le cose più semplici. Mi auguro che il nuovo allenatore dia l'identità a questa squadra, perché oggi manca proprio questa, l'identità. Sì. E poi c'è un hashtag che, insomma, mi ha fatto un po' sorridere, ahimè, e dico sempre purtroppo. Giuseppe Puglisi scrive: hashtag abbiamo un sogno, salvezza senza debiti e vertenze. Anche quello è un sogno lecito per i tifosi. Questo deve essere l'obbligo. Questo deve essere l'obbligo. Punto di partenza. Più che un sogno è un obbligo. Questo deve essere l'obbligo. Gli altri sono sogni. Esatto. Questo deve essere un obbligo. Esatto. Pierangela, mentre sono da te, allora ti saluto per prima stasera. Ci rivediamo noi lunedì prossimo. Grazie per essere stata con noi. Buonasera Mario, buonasera a tutti voi e grazie per essere stati in voi con noi. Grazie anche a Chris Grasso, a voi, buonasera. Daniele Trovato. Con Pergolizio, Dugo Lotti, domenica ci vuole una vittoria con i botti. Con i botti. E così ce la facciamo con questa bella rima. Grazie per questa bella serata. Daniele Trovato, che risentiremo domenica insieme ad Antonio Panebianco con diretta dallo stadio per Cireale a CR Messina. Grazie anche a Raffaele Musumeci. Grazie a tutti, buonasera, ci rivediamo lunedì. Grazie alla regia, ai tecnici e a voi che ci avete seguito. Lunedì Granata torna puntuale, lunedì prossimo, sempre alle 20:30. Buonanotte. Questo programma è offerto da Sicilgrassi, vivi sostenibile. Ediltomarchio, via Aldo Moro, circonvallazione ACI Sant'Antonio. Ristorante I Cavaddari, ad ACI Reale nella piazzetta Bellavista a Santa Caterina. Pennisi Auto, via Paolo Vasta 225, ACI Reale. Bar Kennedy, in via Kennedy 39, ACI Reale. Ulisse, via Lazzaretto, svincolo autostradale, ACI Reale. Super conveniente. Frivolezze, via Paolo Vasta 102, ACI Reale. Dolce e Freddo Re, ad ACI Reale in via Giovanni Verga 53. Bruno Service Clima, via Alessandro Manzoni 1618, ACI Reale. Orazio Cordai Fritte Food, via Le Libertà 1315, ACI Reale.